Ho tolto il microfono. Non ho il microfono addosso perché ne sto testando un altro. Sto testando un altro, ma devo vedere se si sente bene o se si sente troppo alto o cose del genere. Tanto posso togliermelo. No, non posso togliermelo. Devo stare così. Un secondo. E nel frattempo farei anche bene ad impostare altra roba. Mi serve una nuova scena. Ok. Tipo che si connetta. No, no, cosa fai? Ok, non c'è nulla, ovviamente. Alert, video capture, game capture. Dunque, sentiamo se intanto si sta connettendo. Sì. Volume. Sentiamo? Volume. Sentiamo? C'è un loop infinito di frasi nel frattempo, però si sente molto bene, la cosa mi spiace tanto. Devo C'è un loop impostare. infinito di frasi nel frattempo, però si sente molto bene, la cosa mi spiace tanto. Devo impostare. Stavo facendo qui, vabbè, non ho neanche avviato, però voglio cercare. Il volume è ottimo. Mi serve. Avviati, non dire. Pubblicità. Alertbox. Sì, sempre lui. Questo sempre il solito che starà qui al centro all'incirca, un po' di più, un po' di meno, poi ce l'ho a mano, vabbè, così va bene, non è al centro, ma chi se ne frega, sta zitto. Poi video capture device. E devo anche vedere dove metterlo perché non ne ho idea. Si sentirà il gioco che parte nel frattempo. Ok. Così. E questo. Ok, intanto switch, poi vedo dove mettere la telecamera. Ottimo, devo stare un pochino di qua però. Tu resti qua. Ok. Bloodborne, praticamente. Ok, modifico un secondo una cosa. Il tema di Darkest Dungeon consiste nel trarre il massimo da una situazione difficile. Le missioni possono fallire o dover essere abbandonate. Gli eroi possono morire, quando cade non è rimediabile. Sono in corso costanti salvataggi automatici e ogni azione è permanente. Minchia, questo gioco ti costerà fatica. Fino a che punto spingerai i tuoi avventurieri? Quanto sei disposto a rischiare nelle tue missioni per ricostruire il borgo? Cosa sarai pronto a sacrificare? Oh! Vabbè, difficile. Vediamo! Darkest Dungeon. Posto. Allora,
Mettiamolo in chiaro una cosa. Intanto vi devo abbassare il volume perché Cristo. Ok, adesso non mi assorda più. Spero non assordi neanche chi sta sentendo. Darkest Dungeon l'ho visto mezza volta come funziona come gioco. Io di mio non ho molta idea di cosa debba fare. E ho il DLC probabilmente perché forse ho preso l'edizione completa, non lo so. Però lo volevo provare perché lo stile mi interessa. Dovrebbe essere una sorta di roguelike. Questo non ne ho la minima precisa idea. Proviamo. Questi voglio solo un secondo vedere cosa fanno le cose. Allora, opzioni, ok. Lato iniziale non lo rivedo. Ok. Iscriviti alla nostra mailing list ufficiale. Ti interessano le ultime novità ufficiali delle offerte di Darkest Dungeon e Red Rock Studios? Ma per adesso lascia perdere. Questo? Mi si è aperto Steam. È un DLC, ma... Ok. Un secondo solo che voglio vedere se io ce l'ho, perché è possibile che ce l'abbia già. No, no, no. Non lo so. Aspetta. No, porca puttana, ho sbagliato. A posto, non mi fa andare. No, chiuditi. Ok, vediamo se così mi ci fa andare. Sì. Perché se ce l'ho tanto vale. Allora. Ah. Non ne ho la minima idea. Magari in priorità c'è qualcosa. Forse questo? Assolutamente no. Perfetto, non ne ho la minima idea, ma non importa. Facciamo che partiamo e basta. Allora. Barlume, questa è la difficoltà, immagino. Le campagne in modalità barlume, seppur abbastanza impegnative, sono pensate per essere più brevi e non troppo ostiche. Ideali per chi affronta Darkest Dungeon per la prima volta. Immagino farò questa, ma leggo le altre. Le campagne normali sono la modalità originale del gioco. Le missioni non hanno limiti di tempo, ma saranno più lunghe e impegnative rispetto alla modalità barlume. Oblio. Le campagne in modalità oblio non sono adatte ai deboli di cuore. Non avrai tregua. Bene, aspetta, ma mi fai imparare il gioco. Dovrai sconfiggere il male entro un tempo determinato e con un limite alle morti degli eroi consentite. Inoltre, molte impostazioni di gioco non saranno modificabili. Proviamo in barlume. Questo cos'è? Non ho capito se me l'ha messo... Vabbè, se anche me l'ha messo oscuro, al massimo gioco in oscuro. E la seconda difficoltà oscuro. Mi si ricorda più. Un pochino più basso, perfetto. Sottotitoli magari, potevo mettere. Bello il cocchiere. Ok. Carino. Andiamo subito. La vecchia strada. Con la diligenza distrutta e il custode andato, si dovrà fare il viaggio fino alla frazione a piedi. Che buco di culo. Ok. Gioco senza pad. Userò per... raramente, come faccio mai, tastiera e mouse.
Devo far partire io qualcosa? O devo aspettare che carichi? Non mi dà nessun tipo di input a cliccare. Aspetterò un secondo. Mente. Ok, è andato. Aspetta, HUD! Ok. Navigazione mappa. Trovi in una stanza. Ok, per proseguire oltre fai clic su un'altra stanza nel riquadro della mappa, questo ti porterà al corridoio di collegamento. Ok, dove sta la mappa? Qua? Ok. Cibo, mangia per recuperare salute e placare la fame. Ogni membro del gruppo di solito consuma un'unità per pasto. Tismas Regnold. Tra l'altro fuorilegge e crociato. Un po' armati, un po' di roba. Allora, facciamo quello che ha detto. Intanto. Mentre sei in un corridoio, premi D per muoverti avanti, A per tornare indietro. Perfetto. Se preferisci usare il mouse, fai clic avanti o dietro per il gruppo per muoverli. Ah, beh, allora. Finché posso non usare WASD. Orca vacca. Il combattimento è a turni. Durante il turno del tuo eroe fai clic sull'icona di un'abilità e poi fai clic su un bersaglio evidenziato. Se non puoi selezionare un'abilità è perché quell'eroe deve essere in una posizione differente o non sono bersagli mali validi. Muovi il mouse su un'abilità per vederne i requisiti. Va bene. Allora tocca a lui, mi fa vedere. Squarciavene. Corpo a corpo. Precisione, presumo base 95, modificatore danno meno 15%. Ok, dissanguamento, 100% di base. 2 punti round per 3 round. Sì, il dissanguamento sarà ok. Malus sul bersaglio, meno 20% resistenza al dissanguamento. 100% di base, meno 1 velocità, 100% di base. Colpo di pistola. A distanza, precisione base 85. Modifica danno, questa non la posso fare comunque. Precisione per 85%, quindi meno precisa di questa. Modificatore danno critico meno 15. Modificatore danno meno 15. Modificatore critico più 7,5. Più 25 danno contro un nemico marchiato. Raffic. Devo capire questa roba qua del. Che i pallini sopra immagino siano a distanza a sto punto. Credo. Precisione base 75. Perché ho. Questo me lo fa fare. Ah, beh, questo è proprio davanti. Questo lo fa solo quelli indietro. Ok. Questi pallini qua devono essere la mia posizione e la posizione del nemico, probabilmente. Perché l'arena, a meno che non sia da 5, mi sembra da 4 se ci sono due persone. Ma 5 mi sa che va un po' fuori schermo. Vabbè, aspetta un secondo. Vediamo un secondo. Modificatore danno meno 50%. Un cazzo di danno. Modificatore critico meno 9%. Che cazzo? Malus sul bersaglio, probabilità di subire un critico più 4%. Benissimo. Ah, questo per muovere. Ah, questo per muovere, per posizionarlo, per usare le altre abilità, probabilmente. Ok, mi sembra che squarciabene sia meglio. Ok, cosa c'ha lui adesso? 2 danno per round di sanguamento e meno 20% di resistenza di sanguamento. Ok, lui che cavolo c'ha, vediamo. Punizione divina, corpo a corpo, precisione 85, più 15% danno contro Empio. Che lui, Empio, dallo stile di gioco Empio, ipotizzo siano i non morti. Poi se è un crociato, in tutti i giochi i crociati sono contro i non morti. Accusa zelante, precisione 70 a distanza tra l'altro. Precisione 85, modificatore danno meno 40, critico meno 4%. Colpo stordente. Precisione 90, danno meno 50, stordimento 100 per. Ah, questo stordisce. Ok, provo a tirare questo se non trovo altro. Bastione della fede. Torcia più 20. Torcia più 24. Cos'è torcia più 24? Vabbè, non importa. Marchia bersaglio. Ah, il marchio c'aveva lui con un'abilità, mi ricordo. Bonus su te stesso, più 20% PRT. Sei italiano e parata, sei un'altra statistica, non ne ho idea. Dio, una zeccata.
Dovrebbe averlo stordito, immagino. No, però l'ho schivato. Perfetto. Gli tiro un'altra squarciavene e muore. No, maledetto. È morto sanguinante. Va benissimo così. Ogni oggetto, se lo prendi, occupa spazio nel tuo inventario. Passa sugli oggetti per vedere i dettagli. Funziona anche nell'inventario. Gold. Ah, anche il gold. Ok, tutti gli oggetti, compreso il gold. L'oro unge le mani, costruisce imperi e istiga omicidi. Beh. Bella la descrizione. Ok. Ah, ci poteva interagire. Mi sembrava proprio la tenda da cui si può interagire nei giochi di solito. Durante l'esplorazione, esperto fare oggetti interattivi. Prendi W per esaminarli. Dai un'occhiata a questa tenda. Qualcuno si è accampato qui recentemente. No, non dice niente, ok. Qualcuno ha lasciato oggetti di valore all'interno. Smeraldo e oro. Ah, però l'oro si accumula sullo stesso punto, perfetto. Non c'è più niente. Andiamo avanti. Ok, questo dovevo entrarci. Ah, tra l'altro dice anche le resistenze qua su di loro. Ok. Stordimento 50. Resistenza e stordimento altissimo. Al sanguinamento no, però posso sparare un colpo di pistola. Ma se non lo marchio non ha senso. Questo non l'avevo neanche letto. Colpo tratto. Non so se avevo letto. No. Precisione 95, danno meno 80. Non capisco se è meno 80 o altro. Non importa. Ignora furtività. Svela. E se stessi 12% danno più precisione e più 4% critico. Io tiro un sanguinamento. Forse fai meglio uccidere lui prima. Se la faccio uccidere lui, tanto vale. Questo piano lo voglio marchiare prima di sparargli. Allora, facciamo che abbasso la sua resistenza a sanguinamento, che dovrebbe calare. Sanguinamento, dissanguamento. Non l'ho fatto calare. Ah! Che tega! Marchio. Ah, però. Ah, marchi a se stessi. No, 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 no. Tiro un colpo studente al tipo. Non posso? Ah, è corpo a corpo. È corpo a corpo. Non ho niente da tirare, ok. Che gli tiro? Punizione divina, va bene. Sono fatti niente. Debuff di che? Ah, meno 2% schivata, ok. Io volevo uccidere prima lui però, quindi gli tiro un colpo di pistola. Brutto bastardo. Vado di ignoranza a sto punto. Ok, una merdata d'attacco mi ha fatto. Perfetto. Dissanguamento. Io sto sanguinando. Lo vedo, tranquillo. Uccidiamo a Genoveppo. Quando muoiono, la maggior parte dei mostri lasciano cadaveri. I cadaveri sono ostacoli temporanei che dopo un certo tempo svaniranno da soli. Puoi attaccare i cadaveri per distruggere più velocemente, ma spesso un approccio migliore prevede usare attacchi a distanza, abilità che spingono o muovono, e anche abilità speciali possedute da alcuni eroi che permettono l'eliminazione diretta dei cadaveri. I mostri uccisi attraverso dissanguamento morbo, critici non lasciano mai cadaveri. Va bene. E tu ti pigli un'altra zampata pure te. Antidoto, amuleto della malattia. 20% resistenza alle malattie, meno 2 schivata. Non mi sembra un bel equipaggiamento. Completa la missione. Dopo aver soddisfatto i requisiti di una missione, hai la possibilità di tornare al villaggio in qualsiasi momento. Fai clic sullo stemma. Non hai bisogno di tornare nella stanza del dungeon per uscire. Bene, missione compiuta. Ok, però, infatti, ve lo fai fino a questo. In cula, mi sono preso il morbo.
Ok, no, mi son preso il morbo, ma sono stato un po' stronzo, ma me lo sono meritato. Ah, devo portare una indietro, quindi va bene. La cesta era un bait. Ottimo. Montagne di gold. Ah, questa è la ricompensa missione. Queste sono le cose che invece. Benissimo così. Cos'è? Hai salito di livello forse? Ah, ok. Alla sprovvista avventura delle rovine. Non devo scegliere niente però. Saranno tipo dei buff, dei debuff che posso mettergli, immagino. Le afflizioni sono rimosse sottoponendo noi a qualsiasi attività di trattamento dello stress. Ma abbiamo il tizio lì che resiste allo stress bene. Madonna mia, che faccia, amico! Quanta roba! È la nostra ora. Andiamo, fai vedere un secondo. Ok, c'è un sacco di roba da fare. Fai vedere prima. Reinhardt, dismasso, sono riuscito a scortarvi fino al borgo. Ok. Usa tutto l'aiuto che ti viene offerto. In qualsiasi chiamata di gioco, tieni premuto H per visualizzare aiuto contestuale per i controlli in quella modalità. Prova al villaggio durante l'esplorazione, il combattimento, l'accampamento e altro. Ok. Ah, vediamo un po', stavo vedendo quello. Clicca col destro su un eroe della squadra per visualizzare la scheda del personaggio dettagliata. Da lì puoi modificare il nome o congedarlo definitivamente. No, non credo che sia così grave. Clicca gli edifici per far sì che i tuoi possano interagirvi. Diligenza, recluta nuovi eroi. Fucina, potenzia armi e armature degli eroi. Gilda, potenzia le abilità di combattimento degli eroi. Sopravvittorio. Potenzia le abilità di campeggio degli eroi. Va bene. Tipo, dove ti insegnano a sopravvivere, presumo. Taverna allevia lo stress degli eroi. Abbazia allevia lo stress degli eroi, sempre lì. Frenocomio cura malattie e sessioni dell'eroe. Una clinica psichiatrica non chiamata manicomio. Caro dei nomadi, acquista oggetti rari. E io con cosa posso interagire? Diligenza, recluta. Memorie dell'antenato. Vedi, memorie dell'antenato. Questo non c'era scritto, adesso vado a controllare cos'è. Caro nomade, oggetti rari. E vediamo i caduti. Allora, questo ho paura che sparisca perché si aggetti rari. Non lo sai, così è tutta una fucilata. Ah, questo è potenziamento per le cose. Ma io ce l'ho sti punti in qualche modo. Ah, ok, sono qua, penso. Aspetta, sono quelli? No! Calma un secondo. Allora, questi sono gli oggetti rari. Amuleto del recupero. Più 40% cure ricevute. Erbe velenose. Più 40% possibilità di morbo. Meno 15% PF max. Ok. Soluttore della peste. Immagino che. Mi sembra negativo, ma. Non so. Magari si può, tipo, tirare in qualche modo. Perché usarlo mi sembra un suicidio. Sanguina non possiamo ammazzarli. Bella. Questo è il loro costo? Ah, ok. Visto che sei qui, cogli l'occasione per potenziare la rete della diligenza, spendendo alcuni 12 mesi di partenza. Così facendo, aumenterai il numero di ore disponibili qui in futuro. Per potenziare, clicca sul simbolo più a sinistra e poi sul potenziamento. A sinistra più. Ah, questo. Non è un più, è più o meno. Aumenta il numero di ore disponibili a 3, aumenta dimensione ranghi a 12. Bah, visto, mi ha detto di fare questo, faccio questo. Sì, ma. Si può avere sottotitoli per favore, che sto capendo poco e nulla. Mai più. Stabilisce se gli eroi che hanno completato una missione di Darkest Dungeon potranno rientrare o meno in quella segreta. Seleziona rigida se non vuoi metterlo pure permissiva. Potranno rientrare ma diventeranno stressati. No.
Non vedo sottotitoli comunque, opzione di comandi non penso sia qui. Grafica, schermo intero, numero monitor, gamma, camera fissa, effetto sfocatura. No, in audio non è difficile. Ah sì, invece è quelli qua. Metto in basso. Salva. Perfetto, abbiamo appena fatto un audio se mi dice qualcosa. Lei potevo potenziarla. Aumenta il numero di ornamenti disponibili a 4. Riduce i costi di ornamenti del 10%. Questo lo faccio. Questo sarà utile più avanti, probabilmente. Ah, idola molto. Ok, io stavo facendo altro. La maggior parte finirà qui, coperta dalla terra avvelenata. In attesa di un oblio misericordioso. Che culo. Qui però, non avendo niente di morto, non mi fa vedere nulla. Giustamente. E questo cos'è? Memoria dell'antenato. Col tempo conoscerai la tragica entità dei miei eroi. Tutto qui, perfetto. Ah, questo per vedere i filmati. Perfetto, non mi frega niente. Cimitero non è migliorabile. Memoria di andati non è migliorabile. Vediamo se posso migliorare qualcos'altro qua. Caserma eroi, aumenta dimensione ranghi a 12. Visto che posso, lo farei. La parola sta viaggiando. L'ambizione sta entusiasmando città distanti. Possiamo farne uso. Bene, come dici tu. E qua migliorabile qualcosa, non più. Ora, io degli aggetti ce li avevo, no? Ah, mi ha già venduto tutto, forse? No, sono solo a 5.000. Come vedo gli oggetti? Questi sono gli oggetti che ho dentro. Che potrei anche equipaggiare roba. Carro no. Ah, questo è quello che ho fatto. Potenziamenti vari al carro e alla diligenza, ok? Ah, sono consigli, immagino, glossario, sì. Glossary! No, mi viene in mente cose brutte. Livello 0. Per equipaggiarli, come devo fare? Tipo così, immagino. Shift per vedere ornamenti. Ok, posso anche venderlo. Amuleto della malattia, più 20% di resistenza alle malattie. E meno 2% schivata. Ah, ecco, schivata 0, 0, 10, 5. Beh, questi erano già 0. Qualcuno che resiste poco alle malattie, tipo, posso vedere in qualche modo? Oh, posso. Mazza, quanta roba! Come cavolo vedo la resistenza alle malattie? No, è personalizzabile. Ok, io me lo personalizzo un pochino, un attimo. Me lo faccio bianco, che è carino. Era quello lì prima, perfetto, questo va bene. Faccio tutti bianchi, mi piacciono bianchi. No, questo. Se è possibile farli bianchi, più o meno. E qua lo faccio così, che mi piace. Ma non vedo la resistenza. Congedo eroe, rinomina eroe, nah. Guerriero della luce, più 10% danno se la torcia è sopra il 75%. Due minchia è la torcia? Non ne ho idea, magari si vede dopo. Nel vil di morto di Dio, nel villaggio si limiterà a pregare per recuperare lo stress. Ok, perché c'era anche la taverna, ma lui può andare sola. Cleptomane inclina a rubare oggetti, brutto stronzo. Testa dura, più 15% di resistenza allo stordimento. Riflessi veloci, più 2 velocità. E questo è quello che abbiamo sbloccato, meno 20% stress in rovine. Famigerato bar, non gli consiglio gioco d'azzardo mentre si trova nel villaggio. Va bene. È la sprovvista, meno 4 velocità e meno 5 schivata al primo round. Che schifo. Tu che avevi invece? Odio dell'empio. Più 15% danno contro empio, meno 15% stress contro empio. Bestia. Spugna, nel viaggio si limiterà a bere. Ok, quindi lui non va in chiesa invece, perché l'altra è la taverna. Non può meditare finché si trova nel villaggio. Va bene. Affidabile, più 5% critico se i PF sono meno del 50%. Non frega niente. Claustrofobia, perché non. Non era claustrofobia, terrore degli spazi stretti? Fa niente. Paranormania, ossessione per il paranormale. Ma ossessione e terrore sono due cose diverse. Sì, mania e fobia. Ok, comunque loro hanno zero di schivata base. Quindi, volendo, potrei equipaggiare uno di loro questo, ma.
Come vedo chi è resistente alle malattie? O forse è solo un bonus generico, perché hanno di base zero, per dire. Lui è cercatore dottore della peste, e lei invece cercatore vestale. Ora, se quello che ho visto prima del dottore della peste vuol dire che si deve ammalare per dei buff, non lo so, perché non vedo le sue abilità, io lo darei a lei. Tanto schivata a zero, comunque. Ah, però è meno 2, non è meno 20%. Quindi potrei anche darlo a Raygold. No, non a Raygold, a Dismas, che ha 10 di schivata, andrebbe a 8, che è comunque tanto. Però preferisco darlo a lei finché non trovo dagli oggetti da schivata a sto punto. Ordina per noi, per rarità. No, non è questo che mi interessa. Ah, le abilità sono qui. Mazzata. Una tega qua sul capocollo. Corpo a corpo, precisione 85, precisione contro empio. Per. Che sì, ma quanto vale perché sì. Alla mazza, ovviamente. Giudizio 1. Ah, ma con l'abilità stessa di Regold? Giudizio. No. Ah, no, lei è il chierico! Ok. Perché cura, almeno. Se stessi 4 PF, dovrebbe curare. Anche se non mi dice danno base. Luce accecante, a distanza 90, danno meno 75, critico più 5%, stordimento 100% di base, torcia più 6. E lei aumenta la torcia per Raygold, per Raygnold, si dice. Premio C per il favore del personaggio, grazie. Aiuto, aspetta. Non me lo fa fare. C? Ma. Forse devo uscire di qua prima. Che paura! Al momento di villaggio non ha molto da offrire. Io ho di intraprendere una missione. No, 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 aspetta. Voglio prima vedere. Non mi fa premerci comunque. Magari non posso ancora sbloccarlo. O magari me lo fa sbloccare dopo perché serve a qualcosa. Perché adesso non mi fa premere nulla. Comunque, voglio andare un attimo a vedere le abilità. Grazia divina, cura 4-5. Per curare, tanto vale usare grazia divina. Allora, immagino. Illuminazione, sembra una suprema messa qui. Precisione 90, modificata da meno 75. Ignora furtività, meno 20 schivata e svela. Torcia più 5. Sì, lei va in concomitanza con Coso, con il Cavaliere Sacro. Poi vediamo un po' lui. Queste poi se me le fa fare bene, se no. Amen. A distanza. Carota pestante. Modifica danno meno 90, morbo. 4 punti round per 3 turni col morbo. Va bene. Sei già dentro. Ah, ok, sono già dentro. Sono pirla allora. Sì, probabilmente. Ok, sono pirla io. C'ho già dentro, non lo capivo. Ah, è questa qui. Bene. Ho capito. Ah, sono anche queste che devo leggere. Mannaggia. Un attimo, gas accecante 95, danno 100, stordimento 100%. Questa mi sembra bella forte. Medicina da battaglia, cura morbo. Bella, bellina. Non devo usare le pozioni. Esplosione disorientante, precisione 95, danno 100%. APG singolo. Ah, ok, va benissimo. Sì, non è che li voglio leggere tutti insieme, se no mi confondo. Già così mi sto confondendo. Precisione 95, danno 100%. Rimescola singolo. Che cacchio fa rimescola? Ah, non posso vederlo. Stordimento 100%. Gruppo nemico. Abbiamo tutti i cadaveres. Cadaveres. Spagnolo un po' a caso. Però questo è quello che diceva prima, che sono abilità che rimuovono i cadaveri. Va bene. Buono, buono. Le passive dovevo leggere un secondo. Costo tempo 2, un compagno, 15% punti ferita, rimuovi sanguinamento, rimuovi morbo, bestia. Coro, un compagno, se religioso meno 20% stress, se non religioso meno 10% stress. 4 battaglie però. Ah, forse dopo 4 battaglie. Va bene. Preghiera, costo. Più avanti nella gita puoi sbloccare le altre azioni, ma sempre 4 ne puoi equipaggiare. Altre azioni. Ah, azioni e abilità, ah, ok. Queste nel senso posso rimetterle più avanti, ma quando sblocco la gilda. Ok, buono a sapersi. Preghiera, tutti i compagni. Ok,
praticamente tutto dopo 4 battaglie si potenzia. Però più 15% parata e più 500 parata invece che stress. Ok, quindi questo meglio tenere. Questo si può usare anche subito per lo stress se è poco. Anche se non so lo stress cosa faccia, per adesso non l'ho visto ancora. E questo invece è anche per la battaglia. Va bene, te che hai? Incoraggiare un compagno meno 15 stress. Lo sputo di togliere l'incoraggiamento. Cambia la formazione avversaria solo quando dormi nel dungeon. Abita di accampamento. Ah, perché ok, si può dormire nel dungeon. E si lì vedo lo stress, quindi quant'è, e poi posso toglierlo. Buono. Costo tempo immagino tipo ogni volta quante volte mi accampo o quante volte combatto. Quello me lo spiegherà, spero. Vapori sperimentali. Un compagno cura 50% PF più 30% cura ricevuto. Sti cazzi! Questa è molto buona. Più per il 30% di cura mi sembra buona. Sanguisughe, eccolo là, queste cose non le so, bisogna dire i brividi delle sanguisughe. Un compagno qua per 15% di PF, rimuovi i morbi e rimuovi malattia. Bello, bello, ma vaffanculo comunque. Anche lui cura ferite. Pulire le pistole. Se stesso, più 10% precisione abilità. Più 20% danno abilità, addirittura a distanza comunque, più 8% critico. In 4 battaglie, bellissima, questa dopo che ho combattuto tanto è bellissima. Lo so, è molto importante. Dopo, con tutte le abilità che ci sono, un po' sospettavo. Stressato lo divento io con tutte queste cose comunque. Fiuto del bandito. Se stesso, previene imboscate. Ok. Meno 20% possibilità sorpresa a gruppo. Più 20% sorpresa a mostri. Anche questo dopo 4 battaglie. Carino. E lui cosa c'ha invece? Le abilità le avevo già lette. Incoraggiare anche lui. Fierezza, un compagno, meno 15 stress e rimuove debuff mortalità. Che. E l'avevo vista su un nemico. Forse è colpo. Non è colpo di grazia. C'era un nemico che avevo visto un debuff che non avevo letto e mi sa che era quello. O forse un debuff specifico. Discorso zelante: gruppo meno 15 stress, tutti i compagni meno 15% stress. 4 battaglie. Ah, perché. Ok. Se ho letto bene, gruppo sono tutti gli altri, tutti i compagni incluso se stesso. O almeno da giocatore di Magic un pochino mi sembrano ste cose. Lo so se lo porti di partita in partita, la salute torna al massimo dopo il dungeon. Ah, ok, quindi loro non vedo però se sono stressati o no. Mi sa di no. Posso rinominarlo. Prima o poi li nomineremo in modi stupidi comunque. Nessuno è malato, nessuno mi sembra abbia nulla. Ok, e invece per posizionarli, mi sa che me lo fa fare dopo perché non mi sta dicendo nulla. O forse devo fare così. Ah, forse così va bene. Ok, lei sta molto meglio al terzo posto. Probabilmente, questo mi sembra il pallino più forte. Vediamo subito. Imbarcarsi. Missione compagnie. Qui selezioni una missione. E formi una compagnia di ventura di 4 eroi per intraprenderla. Clicca sulle missioni per vedere i dettagli. Trascina gli eroi nello slot in fondo alla schermata per scegliere i membri della tua compagnia e il loro ordine predefinito. Ah, ok, qua dovevo farlo. Bene. Esplorazione. Mettiti alla prova nel folle rame del tuo antenato caduto. Osserva come le creature se ne sono impossessate, ma non inoltrarti troppo. Più 0% corta. Questa missione non include accampamento. Ok, quindi non vedo neanche le abilità. Apprendista livello 1. Obiettivo: esplora il 90% delle stanze. Ricompense: un po' di roba. Allora ho detto che lei va terza e lui ultimo. Red Hook. Red Hook è. Che vuol dire? Penso sia un buff di gruppo. O comunque una cosa di gruppo. Questo mi ricorda molto Marvel Ultimate. No, ma come si chiamava? Marvel Ultimate Alliance, che mettevi i gruppi specifici e ti potenziava. Barra bianca sotto il nome. Cacciatore, dottore della peste. Cercatore, dottore della peste. Apprendista crociato. Ah, questo! Questo! Questo? Tipo, loro sono a 0 perché non hanno ancora combattuto, loro sono a 1. Lo dice qua. Ok, grazie.
Apprendista livello 1, piede di sicurezza 2, stress 14. Tu che c'hai invece? Stress 4, te non sei, tu non sei niente, stai benissimo. E loro 0, e anche 0 pie, perché non hanno ancora fatto nulla. Va bene, grazie. Provvista. Vabbè, non sto dicendo cambiare la macchia di sangue. Ok. Il prezzo della prontezza misurato adesso con l'oro e in seguito con il sangue. Provviste per il viaggio. Sempre consigliato preparare scorte diverse a seconda di quale regione stai per esplorare, di quanto lunga è la missione e delle tue preferenze. Ma valuta sempre conto del cibo e delle torce. Per la doppia missione breve inizia portando almeno 8 razioni di cibo e 4 torce. Ok. Cibo. Quindi 1, 2, 3, 4. Faccio come mi dice lui. E 4 torce. Ok, quest'altro. Non porto niente perché non mi ha detto niente. Anche se questi magari me li leggo. Questo lo leggo che cura. Acqua santa. Usa per scacciare i mali e riportare la purezza. Può anche essere Boh, di traduzioni brutte. 8 cibo, 2 vanghe, 8 torce. 8 torce. Ok. Cosa fanno le vanghe? Usala per rimuovere ostacoli e forzare aperture. Ok. Aumenta il livello della luce. Questa è la torcia, mi ricordo che serviva anche al cavaliere per potenziarsi. E anche lei che la poteva riaccendere. Antidoto, cura veleni, morbi e tossine, avevo usato prima. Usala per tamponare il flusso di un'emorragia. Non ho ancora visto l'emorragia. Ah sì, l'emorragia invece l'ho vista, è vero. Mi fido, le ho prese. No, se qualcuno mi aiuta anche, mi fa piacere. Usala per purificare oggetti e prevenire malattie. Possono anche essere somministrate per eliminare il debuff di combattimento. Il debuff di combattimento. Buono. Chiave passepartout. Usala per aprire forzieri e porte. Visto che non mi ha detto questo, non me la porto. Penso che non ci siano, quindi. Acqua santa ce l'ho. Laudano. Una tintura emolliente per abituare elementi agli orrori dell'oscurità. E questo immagino sia per fantasmi e cose brutte. Boh. Anche due chiavi, hai detto. Non volete due chiavi. Va bene, questi me li ha messi lui. O forse li avevo presi da prima. Boh, vediamo. Non spacchiamoci le dita nel frattempo. La vostra prima spedizione tra le rovine dei vostri avi. Siete curiosi, siete accorti. Come dici tu. E tra l'altro devo vedere la webcam qua va bene o devo spostarla magari? Perché non ho visto dove non dia fastidio più che altro nel vedere tipo l'HUD o tutto quanto. Forse in alto qua non dà fastidio. In alto a destra. Adesso appena riparte. Ah, scusa, dove farlo partire io? Sì, lì c'è la missione. Meglio tenerlo qua. Che dà poco fastidio. Per adesso non vedo troppo HUD. Appena c'è un nemico magari la impicciolisco ancora. Ok, andiamo. Oh, chiedo venia. Andiamo qua. Che c'hai tu? Che hai visto? Si è illuminato un secondo male lui. Ho recuperato una torcia intatta. Ah. Non me la metto assieme però. No, non me la metto assieme. Vediamo. Miglio in alto a destra, sì. Per adesso almeno mi sembra di sì. Dopo devo vedere un attimo. Va bene. Ci avevo cliccato, non me l'aveva. O non ci avevo cliccato io. Che belli che siete voi. Ah, prima lui. Benissimo. No? Bene. Beccate questo. Dunque, cioè, dissanguamento. Immaginavo non potessero essere dissanguati gli scheletri. Sarebbe stato strano. Possono essere ammorbati, però. Va bene. Non ci dico niente a questo. 85, 65, 95. Posso colpire con questo. Mancato.
Benissimo. Che buff c'hai? Posso? No, non posso leggere. Vabbè, non, almeno non mi si blocca. Ah, non ci sono cose che devo vedere qua. Va bene. Qua c'avevo delle cose potenziali dagli contro gli empi. La randellata, che non l'ho equipaggiata. Bene. Io gioco su Mac Xbox. A casa ho usato gioco. Aspetta, io gioco su Mac Xbox a casa ho usato gioco. Non ho ben capito, scusa. Dunque. Questa no, comunque. Beccatevi questa. Mi sarebbe una tega. Tu c'avevi una cosa più 15% di danno contro Empio. Pia. Questa è una tega. E tu ti becchi un colpo a distanza perché c'è il cadavere di mezzo. Hai beccato anche le cose. Va bene. Questo rimuove i cadaveri. Bene, quello che volevo fare. Tasti automatici. Ah, scusa, lo gioco su Mac e Xbox. Ah, ok. C'è anche su Xbox. Mi sembra che abbia un sacco di comandi. Oddio, magari non così tanti come sembra. Perché è un po' lo associo a LOL e vedo tutti sti cose da muovere, da fare. Col pad mi sembra complicato. Piatti una tega fulminante. Prendi. Allora, prima questo mi ha fatto venire il morbo. Un vozzio dimenticato da tempo giace sul freddo pavimento di pietra. Suo contenuto è sconosciuto. Io lo apro. È una tega. Il contenuto è a portata di mano. Ok. Una vanga, oro e un busto. Un busto. Oro luccicante. C'è un 2 cianfusaglia. Pagati lo sangue. Un busto scolpito che ritrae una figura locale un tempo prominente. Vai, prendo tutto. Una benedizione finalmente. Guarda proprio. Ostacolo battaglia. Quindi se vado qua. Ostacolo, bene. Panga. Un ostacolo a mano, richiede uno sforzo considerevole. Vanghiamo. Non facciamo sforzare questi poveri cristi. Non è complicato, si parla tutto sui disturbi mentali. Cavolo! Perfetto per me! No. Allora, oh Gesù. Questo è shadowy. Questo è scritto in inglese. Leggo qua. La luce si fa fioca. L'attuale livello della torcia ha una grande influenza su diverse meccaniche del gioco. Più è buio, più le cose si fanno difficili, ma più grandi sono le ricompense. Ah, ok. Va bene. Fai clic destro su una torcia nell'inventario per ripristinare la luce. Dove la vedo la luminosità, però? Ah! Tenebra 40. Ok. Quindi se io faccio così. Ok, qua me lo dice. Va bene. Vediamo subito cosa posso tirare. Questo 2 volte non gli ha fatto danno, li ha solo storditi. Non subiscono danni da questo, mi pare di capire. Però posso applicargli il morbo. E lui è resistentino. Ah, sono 2 cose diverse questi. Ah, giustamente. Torcia in mezzo in alto, almeno 75, quindi lo uso un'altra volta. Uso questa che fa casino. Ok. Questo non fa danno, questo non ho nessuno, questo non fa danno. Lo stordisco ma non fa danno. Tiro una granata appestante. Mi dice a lui. Ah, perché posso tirare solo a lui probabilmente. Sì. Pia. Ammorbato. Il morbo cosa fa? Penso infligga danno per turno, mi pare di ricordare. Vediamo. Sono empi tutti. No, questo è umano? Oh. Aveva una donna. Mi pensavo fosse uno scheletro anche lui, anche lei.
Sotto 85 minuti ci aumentano per il nemico. Bestia, meglio di no. Voi siete empi, quindi vi tego, però tego prima te. Danno meno 25, meno 75. Ti becchi una bestemmia cosmica allora. E te ne becchi un'altra così poi. Appena tocca a lui. La tocca a lui prima. Ammorbato male. Bella zio Dismas. 80%, 50%. Beh, lui non è resistente al dissanguamento, quindi no. Ti becchi anche il dissanguamento, allora. Non posso! Devo sparargli! Malus sul bersaglio. Ti becchi questo. Bravissima! Facciamo che ti stordisco e elimino anche i cadaveri. Ok, cadaveri che sono una rottura di coglioni, comunque. Non è empia. Quindi non gli tiro questo. Anzi, sa che gli tiro quello sì, perché è più forte. Porca era che tega! Tira delle teghe potentissime lui! Stemma, torcia e gold. Ok. Ricordati che la punizione non è intenzione dell'assassina. Ma vabbè! Non importa! Beep! Quando va finito fanno retromarcia comunque! Ok, io sono qui. Ho due strade adesso. Di qua e di qua. Io mi sa che vado in tutte e due comunque. Ah, non c'è niente in questa. Va bene. Qua. Mi ispira qua. Ok. Appena c'è un nemico magari lo faccio. Il contenuto del sacco è vostro. Acqua santa e stemma. Prendi. Dove devo essere vicino per attivarla? Oh, questo è nuovo. Arbalista d'ossa. Ah, sul braccino. Quanto c'ha lui di. Come. Ma se io volessi vedere tipo. Ah, ecco qua, 15-22. No, un altro colpo lo posso subire tranquillamente. Non c'è nulla che io non voglia tirare. Ti becchi. Tu che mi stai antipatico. Schivatissimo. Perfetto. Usiamo una torcia, va. Che. Meglio non fargli tirare dei critici. Squarciavene. Colpo di pistola. Raffica. Colpisce tutti la raffica. Sì. Debuffa tutti. Poi dai subito un tiro di 4% per 3 round, ok. Questo uno solo. Ah no, questo uno solo ma si collega a quello che colpisco poi, in teoria. Ah no, tutti e due quella distanza. Ok. Questo stordirebbe quelli dietro. Ma tutto. Teghiamo lui. Ammorba qualsiasi cosa. Aia. Bravissima! Tu! Vabbè, mena sti due. Non avete pagato l'affitto! Cazzo! Che brutta! Schiva! No, anche lui nel fiale, del costato! Tolgo i cadaveri e stordisco lui. Guarda come si è messo bello. A posto perfetto per essere sconsacrato. Chiave, oro e cibo. Prendo tutto. Questo cos'è? Una fontana ornata dal significato sacro. L'acqua rinvigorisce l'eroe. Ah, lo so che aveva poca vita però. Non importa, il turno dopo lei la faccio curare, visto che non sembra che stia facendo danni. No, devo cambiare stanza così. E posso andare solo qua. Non so se esplorarlo tutto. Perché mi piacerebbe esplorare anche sto pezzo qua. Calma, calma.
Ai! Ma tu si è presa malissimo dopo la trappola. Cazzo. Posso anche andare di qua. Non so se esplorare veramente. Ho poca vita in realtà, non vorrei rischiare. Fischia. Dov'è questa roba? È solo il primo esame. Oh, deve essere portata a casa. Ma l'ha presa o no? Mi sa che non l'ha presa. O sì, non la vedo io. No, non l'ha presa. Mi sa che ho cliccato male, mi sa. Ah, lo faccio anche qua. Ok. Mi sa che ho cliccato male e non me l'ha fatta prendere. Sono stupido. Non ti prenderà male, amico. Fame. Le fatiche dell'avventura hanno fatto crescere la fame dei membri del gruppo. Nah, mangia. Mangia, mangia. Non voglio casini. Tutto qui. Bip, bip, bip. Tutto qua sembra. Vai, vai verso la stanza. Teniamo attive queste cose che... tanto devo rifarlo. Vanga. Non c'è più nulla. Ah, eccoli qua. Questo cosa vuol dire? Allora, intanto vuol dire che curo. E curo lui. Allora, stordiamo loro. Sono tutti empi questi, tra l'altro, sì. Bene. Voi beccate una raffica. Tanto sono poco resistenti in generale, mi pare. E voi una bestemmia. Buff. Brutto bastardo. Buffalo. Ai. Che botte. Bravo, mena lui tu. Tu cura... No, aspetta. Tu devi curare amico Frizzolo là dietro. Ok, uno è andato. Il che è ottimo. Anche tu curi. Mi sa che è meglio curare anche con te. Perché questi pochi punti vita mi fanno paura. Cura lui. Cura critica. Mazza. Si è preso benissimo. Ha anche schivato. Bravo. Ok. Tu ti restano 5 punti ferita. Ti becchi una tega mostruosa. E invece voi due che siete là dietro, posso tirarti soltanto questi due. O colpo di pistola o colpo tracciante. Tiro un colpo di pistola. Cerco di cercare. No! Che sfiga. Eliminiamo i cadaveri. Sì, tu ho capito che fai cagare, tranquillo. Questa resta uguale. Ottimo. E adesso tu cura lui. Tu tira la sfanculata magica e lui l'ha schivata. Come? Come hai fatto? Sai resistenza a guidamento? Tantissimo. Figurati se non lo eri.
solo la raffica e lo squarciavene. Ma questa mi sa che non gli fa niente, uno squarciavene. Non ha vene, però. Ah. Tu non puoi fare nulla. Vabbè, cura te stesso? Basta, non posso neanche stordirlo, niente, lo curo. Sì, cura se stesso. Tocca a lui. Io volevo colpirlo, ma non abita da danno quello lì da così avvicinato. Vabbè, senti, beccati la tega divina. Ok, Gold, Smeraldo, antidoto e vicinale, stavo tapparendo. Torna al borgo, continua l'avventura. Un attimo, voglio prima aprire il cestone. Prima è stata terribile sta cosa, adesso vediamo. Ritratto e stemma. A me va bene. Dai. La prima di molte vittorie. Dal gioco come te la mette giù, no. Cimeli. Ah, ok. Ok, i busti sono questi, i dipinti questi, gli stemmi questi e la pergamena sono pergamene che ancora non ho trovato. Ok, buono sapersi tutto ciò. Un sacco di roba. Tu che hai sbloccato tattico del Dedalo, più 15% danno in Landa. E Landa sia una mappa, presumo. Odio delle bestie, più 15% danno contro bestia, meno 15% stress contro bestia. Ok. E tu, esploratore della baia, più 10% possibilità di esplorazione in baia. Scusa? Va bene. Che la possibilità che mi spawni la mappa della baia? Sì, quello che vuoi. Taverna e abbazia sbloccate. Ok. Gli eroi recuperano stress prendendo parte ad attività della taverna nell'abbazia. Le ragnatele sono state rimosse e le panche raddrizzate. L'abbazia. Bella! Ogni attività ha effetti collaterali diversi. Che palle! Fai delle prove per scoprire quale sia l'attività più indicata per ogni eroe a seconda dei loro tratti. Assegnare un eroe ad un'attività e blocca in quell'attività fino alla settimana successiva. Dove portare contro un eroe diverso nella prossima missione. Oh merda. Mazza! Aspetta un secondo, qua c'è un po' di cose da potenziare. Pace attraverso la meditazione. Transetto, pregate un potere supremo. La meditazione porta alla soluzione. Mazza! Calmo. E questa invece è la taverna. Parole di birra fresca, carte da gioco e stanze private promettono consolazione a chi è esausto o infranto. Affoca il piacere in un bicchiere. Il brivido della vittoria, ma non ci può andare. Lui. E il bordello. Piacere della carne. Io meglio che tolga loro due perché mi sembra che sono stressati a bestia. No, a bestia no, però sono lì lì. Dunque, i potenziati aumentano il recupero stress. Aumentano il recupero stress. Ah, nelle cose diverse, va bene. Però non le voglio potenziare. Vediamo. Te non ti mando in birreria perché tu non ci puoi andare neanche, no? No, era forse tu che non ci potevi andare. Sì, può solo pregare lui. Può solo pregare. No, sbagliai. Quindi può soltanto andare qua per dire. Va bene. Te invece non avevi nulla, mi pare. Beh, questa cosa di più immagino che faccia creare più stress. Nel dolore in un corpo logico mi distruggeranno. E allora te ti mando in taverna, dato ci puoi andare, no? No, puoi andare soltanto al bancone. In chiesa? No, solo al bancone, perfetto. Vabbè un po', va. Fallo doppio, il primo di molti altri. Bene. E loro me li prendo adesso perché ne ho bisogno di gente. Bohon, cercatore occultista, infallibile. Ricevimento di una vita a distanza. Possibilità di convertire un colpo mancato in uno riuscito. Bello. Fascinazione verso violenza, ferite e tortura. Perché un tratto negativo?
riflessi lenti, me ne uno velocità. Che stronzo. Ah, questo sta bene davanti. Io ho tolto lui che era il più indietro possibile. Dovevi metterci qualcun altro lì dietro comunque. Pugnata sacrificale. 80, critico più 9. E quindi per contro sovrannaturale. Avvizzimento. Mi ricorda Magic tantissimo, avvizzimento. La landa è una regione del gioco. Ok, tipo quella che c'è stata nel tutorial, immaginavo. Forse una che non ho ancora trovato. Mi sembra. Forse era il bosco il primo. Non ho idea. Modificatore danno meno 75, modificatore critico più 5, malus sul bersaglio meno 10 e meno 10 a danno e parata, ok. Rigenerazione occulta, cura da 0 a 13 di sanguinamento, punti per round. Ok, questa è una cura sul momento, se dissanguo qualcuno alla fine. Malocchio a distanza, 95, danno meno 90, modificatore più 5. Più 15 schivata e marchia bersaglio. Ah, questo marchia per lui. Questo me lo prendo comunque. Cura ferite. Rimuovi sanguinamento, rimuovi morbo. Nessuna speranza. Madonna. Questa mai. No, che brutta. Si stressa di meno, ma gli alleati si prendono malissimo. Forza oscura, più 15 stress. Ah, ok, questo aumenta lo stress. E un compagno più 20% danno per 4 battaglie. Ah, forse ho capito come funziona, ho letto male prima. A te ti prendo. Voi siete uguali, ma una vi ho tolta. E voi dove andavate bene? Anche lì vai bene tu. Però. Lui sta bene solo in quei due posti. E lui solo in quei due posti. Lui lo posso mettere davanti. Lui lo posso mettere terziario. E quarto che ci posso mettere? Lui era l'unico. Posso mettere una cercatrice. Ma cambia qualcosa tra le due? Sa di no, sembrano uguali. Discorso di. Ah, cambia queste abilità? Allora, lei cura, luce accecante. Io la voglio che curi lei. Non lei. Anche se mano di luce. Modificatore danno? No, non mi interessa questo. Se ho più cure, preferisco. Soprattutto una cura di gruppo. Te stai bene. Fai vedere cosa le abilità. Cosa fanno? Questa è luce accecante. Precisione 90, modificatore danno, modificatore critico, stordimento. Torcia più 6. Cura divina, cura 4-5. Conforto divino, cura al gruppo 1-3. Che prima non riuscivo a curarli in gruppo, però mi piaceva. Mi sarebbe piaciuto. Illuminazione 1, a distanza 90, modificatore danno meno 75, ignora furtività, schivata, svela. Luce accecante, tienilo. Luce accecante è quella che ho messo, no? Sì. È lei che è una luce. Oh, se lei. No, ce l'ha anche lei, luce accecante. Illuminazione, una distanza. No, ho già detto questo. Questi, se non c'è il campeggio, non mi interessano mai, leggo lo stesso. Discorso di incoraggiamento. Un compagno, meno 15% stress per 4 battaglie. Questo 4 battaglie immagino che sia per 4 battaglie, nel senso che prende meno stress durante i combattimenti. Benedizione, un compagno, più 10% precisione, più 10, più 10 non per cento, precisione schivata per 4 battaglie. Preghiera. È fortissima la preghiera. Anche giudizio va bene. Tradisce quelli dietro che stressano tanto. Ah, ok. Anche giudizio va bene. Giudizio. Qual è il giudizio? Un attimo. Cioè, era suo? Ah, è suo. Ah, questo cura, sì, cura te e cura gli altri, ma a sto punto lei lo userei solo per curare più che per colpire lei, perché ho lei. Se devo colpire uso illuminazione. Se devo curare ho questi qua. Posso anche prendere lei tanto, perché c'ho spazio. Semplicemente preferisco tenermi questa qua cura di più. Vabbè, posso anche potenziarle, no? No, per niente. No, dove è andato? Fa nulla. Stavo studiando come inserirli sti qua. Perché dietro ci stanno bene soltanto loro due. Bene, ci stanno loro due. Cura solo la vestale e fa danni. Sì, questa l'avevo anche fatta prima. Che la cura va a lei. Che non mi era servito perché ho full vita, però è buono.
Però preferite anche il conforto divino perché cura di poco, ma tutti. Comunque hanno poca vita al momento, cioè hanno pochi punti ferita massimi, quindi non ci sta troppo male. Il mio cuore di gruppo è il conforto divino della Vestale. Sì, infatti. Purtroppo. Stavo poi guardando, che volevo vedere l'altra roba perché sono uscito. Calice della velocità, solo Vestale, non comune. Più velocità al primo round. Più velocità al primo round. Meno 25% possibilità di stordimento. Carino. Ah, intanto qui cosa c'ho io? Pista del debuff. Meno 15% possibilità di debuff, meno 1 velocità. Adesso vedo se la posso mettere a qualcuno. Amuleto del sangue. Più 30% resistenza di sanguamento. Per adesso sono stati pochi quelli con dissanguamento. Quindi per ora. Che altro ho visto? Al cimitero non c'è nessuno. Posso potenziarlo questo? Direi di potenziarmi il costo, anche se mi chiede un sacco di scudi. Qua invece potevo potenziare. Ok, bancone, aumenta il recupero stress. Quasi converrebbe andare qua e potenziare la sala delle penitenze, anche se non so se è retroattiva. Vediamo. Quanto mi resterebbe se potenzio il. Poiché io esco. Se potenzio il costo. 17 ne restano 3. Posso potenziarne solo uno. Ma visto che costano tanto, lo farei anche. Un mucchio sempre più imponente di Gianfusaglie raccolto in un luogo proibito. Bene. Qua posso potenziare roba. No. Taverna uguale. È uguale, sì. Diminuiva soltanto i dipinti con le altre cose. Diligenza. Niente, ma già non potevo prima perché non avevo pergamene. Se io volessi vendere questo. Non posso? O devo andare qua? Forse posso su. Ok, sembra che non lo faccia vendere. Su chi ci sta bene questa? Meno 1 velocità, chi ha poca velocità, o chi ha tanta velocità di base, ma assolutamente, ah no, ecco. Tu sei già messo male, amico. Potrei darlo a lui, perché a 7 passa a 6, che comunque ci sta. E testa 2, no. Questo qui. Sì, per adesso penso come lo tengo qua. Ah, posso vedere gli ornamenti? No, non ho ornamenti. Questi non ne ho. Che ho aperto? Ah, la missione. Un'abilità usata da un eroe in. No, questo è il glossario dove sto continuando ad andare, non devo andare qua. Ok, questa non l'ho ancora sbloccata. Penso di aver iniziato da fare qua. Perché questi non li posso comprare. Di poco, ma non posso. Ok. Qua non devo fare nulla. Posso imbarcarmi nella prossima missione, quindi. Dicevo che devo mettere loro due come sono già adesso. Perché ci stanno bene qua. E questa qui la posso mettere dietro a tutti. Vai. Quindi lui lo metto qua. Un secondo solo che hanno suonato, devo vedere chi è. Ok, il corriere, che so cos'è, lo lascio nella posta, lo vado a prendere dopo. E lei, tanto una e l'altra, preferisco tenermi lei. Quadri, tracolla ripugnante, solo lata di tombe, che ancora non ho visto. Comune, 20% danno contro ammorbato. Loro unge le mani, ma questo è oro, stavo leggendo a caso. Completa 100% di combattimento nelle stanze.
Questa missione non include l'accampamento. Ok, quindi non mi interessano neanche le abilità di accampamento. Ah no, aspetta. Ok, posso scegliere quale missione adesso, quindi. Va bene. Questi non ho ancora fatto nessuno, immagino, però. Ah, questi erano un accampamento, invece. Direi che mi conviene fare questi prima, così mi ripotenzio un po' i personaggi. Abominio, empi, ritorcono la luce contro se stessa, affrontateli in battaglia e imparate come combattono. Mettetevi alla prova nel folle rame del vostro antenato caduto. Osservate quelle creature che loro hanno reclamato, ma non addentratevi troppo. Parto da questo. Ah, ma tolto tutto da. Ah, vende ogni volta! Che due coglioni. Faccio come prima? Compro come prima? Direi che ci sta. Compro 8 azioni per sti tizi. 8 torce. Ho visto che ne butto un botto. Vanga e chiavi. Faccio come prima 2-2. Va bene così, anche se la cosa non capisco. Mi sa che me l'ha detto uno di base con, forse con lei o con uno di loro. Penso vada bene in questo modo. Vai. Ogni regione ha le sue sfide, assembla il tuo gruppo e le tue provviste di conseguenza. Va bene. Devo capirlo ancora anche questo. Ho messo. Sì, l'ho rimesso. Mi sono per un secondo chiesto se l'avevo rimesso o no il volume. Comunque si sente bene, mi pare di capire. Prima ero un po' dubbioso se si sentisse a sta distanza. Perché ce l'ho. Un bel po' di strada a differenza dei microfoni che uso normalmente per le cuffie. Però prende anche abbastanza bene. Devo premere click, prima è partito da solo. Clic destro sull'immagine orientata di un eroe in questo momento per aprire la sua scheda di personaggio e visualizzare tutti i suoi tratti, abilità e resistenze. Questo l'avevo visto prima. Ok. Bene per audio. Ottimo. Cavolo. Trappola aperto, aperto. Qualcuno di loro sa come evitare le trappole per caso? Non può meditare finché si trova in viaggio. Infallibile, odio per empio. Tu? No, te avevo già visto che non avevi niente. E quella trappola me la piglio in culo probabilmente. Chi ha più vita così, se è una trappola di danno, se la piglia lui? Tu. Ah, ok, posso disattivare. Vai tu allora. Ok, ottimo. Ottimo, ho capito adesso. Benissimo. Vai avanti. Ti hai preso male a caso, a te che succede? Solo se lo localizzi con esplorazione. Ah, me fa vedere in quel. Ok. Può vedere le trappole. Sì. Ah, che è l'esplorazione? Qualcuno di loro ha esplorazione. Forse lui. No. Non so allora perché avessi. Ah, con questo! Ok. Posso anche spegnere la torcia, bello. Lei mi ha causato una malattia mortale. Mazza. Che bello. Ma non me la fa vedere. Questa mi fa molto meno fiducia delle altre cose, ma. Ok. Prendi tutto. Mi sa che è meglio aprire le cose con lui perché le trappole le dovrebbe disattivare in teoria.
Mappa, posso andare soltanto da una parte. No, posso andare da due parti qua. Dopo aver fatto sta stanza. Trappola, reperto, ostacolo. Madonna, tutto mi ha fatto vedere. Battaglia in stanza del tesoro. E qua non mi dice cosa c'è, però. Allora, intanto vai tu. Questo dovevo esplorarlo al 100%. Sì, intanto devo andare anche di qua, quindi. Andiamo di qua. Con 10% sono riuscito a fallirlo. La cassa contiene cimeli nascosti, due busti, va bene. Aspetto a rimetterla che cali ancora. Ok, tranquillo, tranquillo. Accinnata. Potrebbero esserci dei tesori dentro a questo armadietto. La statua contiene una trappola di sanguamento. Santo cielo, che sfiga! Bisogna di una benda. Ah, cazzo! Chiedo scuso. Però non ce l'ho la benda. Tu non puoi curare. Ti puoi curare da solo, no? Tu lo tieni di sanguamento a sto punto. Se noto qualcosa. No. Tu sei il migliore per disarmare queste trappole, no? Tu. Bravo. Come te lo tolgo di sanguamento a te, scusa? Solo con i quadri di cuore. Che palle. Apri. La cassa è vuota. Che culo. Ah, gli è passato! Ah, ok, gli è passato. Vai, lo curo dopo allora. Lo curo effettivamente. Non c'è nulla. Ah, vedo che qua non vedo un cazzo. Vai. Visto che non so se sono trappole, ti metto a te. Che paiura. Allora, tu curi, ma non mi fido di te. Questo può beccare chi voglio, questo anche. Mi conviene tirare. Hanno schivata sti cosi. Beh, non posso farli sanguare nessuno di loro. Sono sovrannaturali? Io credo di sì. No, però devi dirmelo sovrannaturale. Questi sono empi. Ok. Bende. Ah, le bende che non ho preso perché non pensavo mi servissero. Allora gli tiro. Vabbè, gli tiro una pugnalata comunque. A questo. Pega. Aia. Tu non importa. Cura lui. Non si è curato di un cazzo, non si è curato. Conviene quasi. No, beh, questi sono empi, devo colpirli con lui che fa male porco. Dai! Che sfiga. Beh, becca tutti loro così uno crepa. Non ha fatto niente, va benissimo così. Non fiatare. Torno a te. Bello. Becca. Un altro morto. Non ti tocco a te con questa che rischi la morte. E gli tiri la pugnalata a lui. Bravissimi. Che inciviltà. Lo so. Curalo che sta messo una chiavica.
Quando non ho detto da 0 PF stavo in punto di morte. In queste condizioni sul piano planetario le statistiche mi danno subito successivamente alla possibilità di ucciderli. Curali per sottrarre il punto di morte. Quoz! E cura con chi? Cura con nessuno che ho. Poi sono pirla anche. Non avevo visto quello, non sono abituato. Beccati un po' di colpi. Vabbè, va bene anche così. Non è più in punto di morte, no? Ah! Cornuto. Devo distruggere sti cosi. Si vede con la sfanculata cosmica. Perché va bene. Posso tirare quello che voglio a lui. Ah, bello il critico a 1. Dovresti curarti tu, ma non ho modi per curarti. Quindi ti becchi lo squarciavene. Sono tentato di curarlo a sto punto. Però no. Perché dovrei? Perché ti una randellata, una tega pure tu. Con 1! Muori! Ti prego! Quant'oro? Bene tu. Recupero dal punto di morte. Che palle. Questo mi ha messo uno schifo adesso. Non fai più danno te, probabilmente. Non fai più niente tu. Andiamo avanti. Con lui davanti. Perché se c'è una trappola è meglio che se la piglia lui. La cassa contiene cimeli nascosti. Prendi, prendi. I libri sono una trappola. I volumi sono noiosi più di interesse. Sono noiosi, ma sono trappole in altri sensi almeno, dai. Vai. La luce è caduta, sì. Bella sta stanza. Stai tranquilla. La torcia la metto a riavviarla dopo, perché adesso non ha molto senso, credo. Dentro! Questa stanza... No, non si riempie. Ok. Vediamo, vediamo... Non prendete via male a caso, per favore! Ecco, tipo lui, tipo lui. Qua... Si prosegue da lì. Mangiate. Meglio così, anzi. Potete stare benissimo senza mangiare, ma in questo momento che state tutti messi malissimo, no. E qua. Qua c'è un ostacolo e un reperto. Ma per il combattimento non mi dice niente. Vai. Non contiene una mappa. E che? Ah, mi dice le cose che ci sono. Bello. Battaglia in stanza con reperto. Fai fare? Aumenta, aumenta. Sta messo malissimo lui, quindi curo lui. Di niente, ma curo lui. E forse fai bene. Questo dovrei anche abbatterlo, però. Se colpire loro due, te ti dovrei. No! Dai! Che due balle. Non sono sovrannaturale, l'ho già capito. Posso tirare questo contro anche di lui. Critico dell'eroe, danno eroe 3-6. Non capisco se sono buff o debuff quelli. Mi sei antipatico tu. Eh.
incredibili sti tizi comunque. Ah, fa male il vino. Fa male il vino, continua a dire. Tutti a lui mirano. Povero Bohon. Ecco, bravo, mirate a lui. Oh. Va bene, un altro? Masochistico, cosa c'hai? Cosa fai? Fate a pezzi del carne mortale e conoscete la mia gloria. Oddio, è impazzito? Afflitto. Quando di voi non possono più sopportare lo stress, divengono afflitti. Questo si manifesta attraverso diversi comportamenti e cambiamento alle statistiche. Le afflizioni durano fino a quando non assegni loro un trattamento nel villaggio, a meno che non riduci a zero lo stress durante la missione. Ok, che cosa succede? Masochistico, che cazzo gli fa il masochistico? Mazza. Adesso male. Come la vedo l'afflizione? Cosa fa? Non posso fare nulla per lui. Questo continua a schivare tutto. Brutto pezzo di stronzo. Curalo, va, che non vorremmo, non vorrei mai. Demone, vedi tu che malvagi, così potrò impararli. Oh! Devo far marchiare lui. Ecco cosa volevo fare. Cazzo! Almeno lui abbiamo ammazzato. No, marchiati tu. Tocca a voi due che mi state veramente sul culo. I limiti del corpo, infarto. Lo stress continua ad accumularsi oltre il punto di afflizione. Se la barra dello stress di un euro si riempie completamente una seconda volta, il ruolo quale cederat. Prestaloso corso, ritirate viaggio prima che succede. Bestia! Bravo, becca lui. Tanto lui è resistentissimo, più o meno. Oh, t'ho preso finalmente a te, pezzo di merda. Cura tutti. Un cazzo, ma cura tutti. Quanto è state? 5 e 5. Scoppia, bastardo. Ma io avevo marchiato lui veramente. Ma si è ritirato? Ma ti pare? Ma... becca, così per... Levo anche il cadavere più o meno. Non ho levato tutto il cadavere, ma va bene. Ok, andiamo in punto di morte. Nemici o semplici sciocchi non sono che pedine. Che gli tiro? Questa. Ma va. C'ha Pirat, va. L'importante è che non vada morto completamente. Questo non ci posso fare niente. È subito a stress, ho capito. Non posso neanche fargli cambiare posto, perché... Imparare di per sé un rischio, quindi resisti e fai attenzione. Non si fa cambiare perché è masochistico? Abbiamo capito, liberiamoci di questi per lui, anche se non volevo. Lascia, bravo, colpisci lui che ha anche poca vita, ma non dovrebbe farsi troppo male. Allora tocca a lui, questo dico. Tu, pia questo... Sta facendo un male porco. Eccolo là. Bravissimo. Con ben due di schivata ha schivato. Stronzo.
osserva l'inesauribile fuoco delle stelle. Ha impazzito completamente lui. Ha un altare dedicato ad empi abomini. Forse un grande potere vi si annida. Chi era che ha attratto la sovrannaturale, ma era negativo? Guarda, visto che non so cosa succederà, fai tu. Quest'altare è puramente decorativo. Bello, fa uscire sangue decorativo, come ad Halloween. Oh Gesù. Qua c'è una battaglia di mezzo. Stai calmo tu. Questo cos'è? Pazzo. Bene, oddio. Fammi affette, stai solo assicurando la tua rovina. Ragazzi, tranquillo. Questo è solo pazzo. Schivata 20. Aia, forse il malocchio. Schivata 5. Ok, ho fatto una cosa buona. Pigliati tu le botte, va. E tu cura lui che sta una merda. Tu invece tira. Non c'è nessuno marchiato. Più 20, meno 20% di resistenza di sanguamento e meno di velocità. Chi è veloce di loro? Tu sei una bestia. Questo deve morire subito. L'avevo appena curato, gli sta venendo un infarto a questo. Ma mi sa che è lui che sta venendo, facendo venire lo stress a tutti. Ora, più stress per 3. Ah, 3 di stress per 3. Questo muore, questo mi muore per forza. Bravo. Becca lui. Punto di morte. Stress, masochisti, qualsiasi cosa. Guarda. Curo tutti. Ma te mi sa che fai una brutta fine. Lui serve ad aumentare lo stress a tutti per caso e basta. Madonna, che male. Ok, lui mi è andato. La modestia è la parte migliore del coraggio. Il primo di molti eroi è stato l'ultimo respiro del tuo servizio. Hai l'opzione di ritirarti dal combattimento e abbandonare la missione per salvare gli altri e proseguire. La scelta tua, se questo la ritirata non è disponibile. Mi sa che la ritirata non è disponibile, quindi. Che male che mi fece lui. Ti becchi sta roba e lui crepa. Pezzo di stronzo. Come è ridotto male. Tu. È ancora in sanguinamento. È ancora in sanguinamento lui, anzi. Lascia stare la gente. E cura tutti. Che anche un punto vita va bene. Te piglia questo. Aia, no, lascia stare lui. Scusami, se può colpirmi anche lui. Attacca lei che sta benissimo e può schivarti tanto. E tu ti becchi una pugnalata e muori. Cura tutti. Va bene. Si fa niente, tanto è un tank lei anche se sta dietro. Attacca due cadaveri, io non posso fare nient'altro. Bravissimo lui comunque. Becco entrambi così toglio di mezzo anche il cadavere. Anche se non serviva tanto. Pensa a curare lui. No, cura tutti, ho sbagliato io. Volevo far curare solo lui con grazia divina.
E becca, mamma mia, che teghe bellissime che gli tira lui agli empi. E vediamo se lo ammazza. Lo ammazza. Grande. Sta una chiavica anche lei di mentalità. Comunque, tra un po' va male. Il successo è così chiaramente visibile. Poi sono un'illusione ottica. Non lo so, ma qua sono messo un po' male. Oh, cazzo. Tavolo alchemico, una collezione di equipaggiamenti da sperimentazione parzialmente intatto. Gli esperimenti non hanno dato. Perché c'eri tu a scavare cose? Fai tu, per favore. Io dovrei in realtà. Questo dà meno 1 velocità. Su chi posso mettere la velocità in meno? Sì. Così dà più 100% di stordimento. Poi tu ce li hai dei debuff da mettere. Sì, di sanguinamento e le altre cose. A questo punto ti faccio anche stordire più facilmente. Anche se non puoi stordire con niente, mi sa, vero? No. Tu puoi stordire forse? Sì, allora lo do a te. Anche se la velocità va a zero, non so bene la velocità che statistica sia, ma non dovrebbe essere un grave problema. Ipotizzo. Vanga, vanga. Fermi. Io lo vorrei anche curare a lui, ma non me lo fa fare. Tu stai veramente male. Forse dovrei anche. Ok, meglio così perché mi sa che non voglio che muoia anche lui. E questo cura. Ma lo uso, uso lo. Va bene così. Tutto questa è l'ultima stanza, no? Sì. E di nuovo mi chiamano. Poi nel frattempo combatto.
hellish horrors. Brought low and driven into the mud. Room by room, hall by hall, we reclaim what is ours. Ok, risolta la situazione. Devo mettermi un secondo una sveglia per domani perché... Intanto mi è impazzita quella tipa che ha iniziato a dire gasteme a caso. Irrazionale. Ma non mi dice i buff e i debuff? Dove... Vabbè. Ieromania. Esperisce visioni e illusioni religiose. Ok, esperisce... Non l'avevo mai sentito, ma sarà che le manda via. No. È una cosa negativa. Bene, un'altra cosa negativa. Ossessione per la santità. Affidabile. Irrazionale e affidabile, però. Più 5% critico, CPF sono del 50%. Che bello. Buona sveglia. Col tempo alcuni tratti negativi si bloccheranno e diventeranno gravi. I tratti negativi gravi sono molto più costosi da rimuovere presso la casa di cura. A me le posso togliere le cose... Così. Ma la casa di cura ancora non l'ho sbloccata. Non commettete errori. Affronteremo ogni grande minaccia. I nostri soldati devono essere pronti. Cos'è la gilda? Migliorare la gilda permette di addestrare livelli avanzati nelle abilità degli eroi. Ma... Tipo, no, lei prima la voglio curare da sta catastrofe di razionale. Se riesco, perché ho paura di no. Posso sbloccargli le abilità. Ok. E Fabbro migliora. I soffietti hanno ripreso a funzionare. La fucina è pronta a fabbricare armi da guerra. Buono. Trascina qui un eroe. No, aspetta. Tipo, anche in questo caso prendo i loro due, i primi che ho. E se metto lui? Forgiatura, armatura livello 1. Perché non ho niente. Cioè, posso... Ma... Ok, allora non sto capendo. Lei, lui non so, devo andare a vedere perché c'è un problema, mi pare, di capire col cicciolo. Va bene. Che problema c'hai tu? Non è abbazia, è taverna. È sparito lui. Ok, fammi reclutare un po' di gente nel frattempo. Allora, qua, diligenza. Antiquaria. Demonomania. La credenza di essere posseduti dai demoni. Più 15% di stenti di spostamenti. Più 15% di danno se la torcia è sotto 26. Questo ti potenzia quando la torcia è bassa invece. Ok. Giù la testa. Bonus su se stesso. No, non facciamo spostare gente, per favore. Però lei la prendo perché sta indietro. Precisione base 95, modificatore danno meno 100, ignora furtività, svela, malus sul bersaglio, meno 10 precisione. Vapori tonificanti, questo per un alleato è più da schiva. Questo è un bar, è un buffer. Marchia bersaglio, forza difesa da parte di alleato. Bonus sul bersaglio, più 4 schivata, più 10 protezione. Questo lo posso mettere sul tank, su di lui. Anche se dovrei lasciarlo qua, effettivamente. Perché mi sei un pochino stressato pure lui. Questo è sparito, non ho capito che fine ha fatto. Occhio di falco, ossessione per l'uccisione. Ok. Sì. E balestriera, che anche lei sta bene dietro. Timorato di Dio come Reginald, perché Reginald,
demonomania anche lei, e danni in baia più 15%. Abilità, colpo da cecchino. 95 più 100% danno da manto marchiato e 1% danno critico. Manto marchiato. Ok. Fuoco di sbarramento. 95 danno meno 80, critico meno 10. Malus sul bersaglio, meno 15 precisione, meno 15% critico. Ok. Macchia bersaglio. Oh, questa ne volevo una così. Questo è un strattetto che sopravviva, se è possibile. Ok, questa mi piace. E segnale luminoso a distanza. Precisione 95, meno 100 danno. Torcia più 3. Rimuovi stordimento, rimuovi marchio, stress meno 1. Bello, questa mi piace un botto. E poi ho anche lei che mi interessava. Trascina le ore nei ranghi, avrei anche lui. E direi che potenzia un po' di cose, allora. No, allora, la dirigenza non è potenziabile. Il fabbro, la fornace, il costo delle migliorie di armi armatura del 10%. Non posso farlo, quindi non, per adesso non mi serve. La gilda riduce il costo di addestramento, abilità del 10%. Permette migliorie delle abilità a livello 2. Ah, questi sono anche potenziabili, perché? Bello questo. Posso beccare uno solo, però non tutti, come lei. No, infatti è cura, non gruppo, però. Carine. Però non è quello... Perché esco? Taverna. Bancone, gioco d'azzardo, bordello. Posso potenziare entrambi. Come è qua, posso potenziare tutto, immagino. Ok. Qua posso comprare questo. Più 20% cure ricevute. Solo lebbroso, che non ce l'ho. Amuleto della furia, che è bruttissimo. E qua posso vedere chi è morto. Ha avuto un infarto a causa dell'insostenibile stress. Che brutto. E questo non mi interessa. Allora, te devi andare in abbazia a star meglio, se riesci. Nel dolore in un corpo lanciato mi distruggeranno. Bene. Buon per te se è così. E lo dovrei lasciare anche lui, però, perché sta messo una chiave, quasi una chiavica. Allora, io adesso andrei con lei, che la voglio. Lui, che ancora sta bassino di cose. Lei è già un po' stressata, anche se l'ho appena... Ah no, è quella che avevo già lei. Ok. Davanti. Che cacchio ci metto davanti? Non posso togliere lui perché è l'unico che può stare davanti? Perfetto, se ne sta qui. Lui non lo tolgo. Aspetta, alla sprovvista. Questo penso voglia dire che alla casa di cura me lo possono togliere. Anche questo. Ma la casa di cura l'ho sbloccata o no? No, ancora in realtà. No. Infatti. Ok. Questo quasi quasi lo vendo invece. Però devo andare nella... Qua. Si può vendere in qualche modo? Forse no. Non lo so. Potenzio te allora. Però per dopo, adesso non si cambia niente. Va bene. E qua niente. Qua non più nulla. Ah, non ho più scudi, niente. Volevo andare a vedere come sistemare sta gente. Te ne sei andata, te ne stai lì per adesso. Questo devo trovare qualcuno da mettere davanti, è l'unico che posso usare. Comunque, e dicevo prima, forse non mi conviene comprarlo questo in ogni caso, anche perché non ho il lebbroso a cui darlo. Questo è bellissimo, da un sacco di statistiche, più o meno.
Beh, lui ti prende la possibilità di virtù. Non so quale sia la virtù, sarà un buff che non conosco. Comunque, Scoff, sì, ancora riesco a farne ancora uno, figuriamoci. Stai tranquillo, non sei neanche tu. Faccio questo. Direi che faccio questo allora. Tu puoi anche stare lì. Poi volevo mettere Lil, no, l'antiquaria, la balestriera, lei. Devo fare una cosa. Perfetto. Perfetto, adesso sì che è una balestriera. te puoi stare qua. Lil, Sinnel o lei? Cavolo, non ho cure di gruppo. Cavolo, cavolo, cavolo. Merda. Sono uguali loro, più a parte le cose da usare lì, ma non cambiano. Tu mi sembra che resisti di più. Aspetta, stordimento, tu resisti di più. Morbo anche, malattia. Ah, tu sei questo. Ecco perché resisti di più te. E lei pure anemica. Madonna. Mi tu per favore ritorna in squadra con noi, che ci servi. E andiamo. Bende. Ok, faccio sempre come prima. Ok, non so se servono queste, ma io le prendo. E prendo un altro di bende, perché prima mi è servito. Ma anche un antidoto che non mi fa schifo averlo nel caso. Nel caso. Non ci sono cose che possono utilizzare di cure fuori dai combattimenti, vero? No, solo negli accampamenti probabilmente posso. I morti non si dissanguano, ma possono essere ammorbati. Che non capisco come. Non hanno sangue, non dovrebbero essere neanche ammorbabili. Ma magari c'è la spiegazione, non lo so io. Andiamo. Che abbiamo qui? Porca troia. Battaglia in stanza del tesoro. Vai verso questa stanza, vai verso questa stanza. Tanto devo fare tutto. Andiamo qua. Combatterò subito, ma va bene così. Fate tutti cagare tranne te. Ecco appunto. Chi si becca danno? Tu che mi sei antipatico. Ecco. Posso beccare lui, ma preferisco marchiare lui. E fargli questo e devastarlo. E tu tiri una sfanculata cosmica, poi togli anche il cadavere nel frattempo, se riesci. Bravissimo! Bravissimo! Ti becchi un altro stordimento tu. Posso beccare loro tre così. Ok, ho tolto anche lo scheletro per il cavaliere nel caso in cui combatta. Anche se ho la vaga idea che non succederà per niente. No, invece combatterà, ha fatto bene allora. Vabbè, sfanculata cosmica anche per te, va. Ah, benissimo. La mappa, dammi la mappa. Ah, ok. Ho sentito killer e mi sono preso a male. Ma sotto continua la trappola.
Maledizione, che ti hai preso? Danno? Che ti sei fatto? Dillo a papà che ti sei fatto. Vabbè, non ho capito. Sanguinamento niente. Devo. Aia! Non posso usarlo adesso. A quanto pare no. Invece sì, me lo facevo fare da lì. A forse perché tocca a me adesso. Magari. Cura lui. Va benissimo. Fai schifo. Ok. Vabbè, lo buffiamo giusto per adesso. Ah, ho capito, quelle blu sono a utilizzo singolo per combattimento probabilmente. Ok. Sfancula, li va. Sempre me, sempre uno schifo stai messo te. Com'è sta storia? Ok, a posto, speravo succedesse questo. Marchia lui, così poi subirà più danni, che è quello che ha più vita di tutti. E tutti alla sfanculata. Così ti avvicini. Cura Beppe. Ah, ricura Beppe. Oh, va benissimo. Chi è che fa questo? Mazza che tega. Te credo che vi siete presi bene. Ho quella tega lì. Posso colpirti con due abilità, ma ti becchi questa. Il contenuto è vostro. Per tre round. Ah, non posso usarlo adesso. Perfetto. Perfetto. Voglio dire, perché no? Vai qua. Ma perché non me lo fai usare? Ah, me lo faccio. Ho sbagliato tasto io. Oh, quanto siete brutti. Sorpresa! Cura lui. Chi mi dà più fastidio? Tu che sanguina. Sfanculata cosmica su te stesso, però. E te? Ah, tu becchi tutti quanti? Ok. Aio. Vabbè. Ho voluto utilizzare tutti i buff, ma forse ho fatto un po' male. Ok, vi beccate tutti e tre. Madonna, che bravi che sono. Aio. Tosorea. Ok, quello deve morire subito. Non ha un uso limitato. Va bene. Non fa danno. Io devo uccidere di questi però. Ok.
così esattamente. Sfanculatevi. Ti prego, fai che tocchi. Non volevo lui, ma va bene, me lo fa andare bene uguale. Questa sta diventando brutta come situazione. Va benissimo così. E tu devi morire. Perché mi hai rotto veramente il cazzo. Quanto danno ti fa? Vabbè, muori e basta, per favore. Bracciale della redenzione, solo lebbroso che non ho. Mappa. Wow, la torcia. Ok. Esatto, continua una trappola. Dissanguamento. Ottimo. Ma dai, basta! Manco non trova nulla a sta stanza, a quanto pare. Benissimo. Sono tutti messi non male, peggio. Andiamo in territori che conosco. Anche se ho paura che qua finirà un po' male per tutti noi. Avanti, avanti, avanti. Dentro. C'è una battaglia subito. Come non mi piace sta cosa. Questa non la posso dare a nessuno. Non mi cura nulla, non mi cura. Forse fai meglio ad abbandonare la missione, sennò la gente qua crepa. Lo so, però o muoio o non subisco forse dalla sconfitta. Sì. Meglio uscire, meglio non essere testati con sta cosa. Non è quello il problema. Necromania, fascinazione verso i cadaveri. Più 20% di abilità di cura durante accampamento. Cleptomane, incline a rubare oggetti. Ossessione per l'uccisione, ok. Oh, magari li ho anche stressati. Ma meglio stressati che morti. A me serve qualcuno da mettere davanti al posto del cavaliere, così lo posso mettere a riposarsi. La casa della cura! La casa della cura, praticamente per rimuovere i tratti negativi e curare malattie, ma la prima cosa è per rinforzare i tratti positivi che si sbloccheranno. Che si bloccheranno, impediranno i tratti positivi di sostituirli. Bella! Allora, questa tipo la posso togliere. Vediamo. Non è un problema quel dato negativo. Non è un problema, questo può essere un problema invece, perché il primo round se lo fa in culo praticamente. Voi che avete invece? Non posso togliervi niente a voi, perfetto! Ok, posso mettere solo uno di loro due. Penso metterò lui, nonostante non posso mettere nessuno davanti.
Ah, questi per bloccarli, ok. Ah, posso togliere e bloccarne uno nello stesso momento, quindi. Ok. Voglio essere una persona migliore. Mazza. Però. Mi mancano. Quanti scudi? Uno scudo mi manca. Mazzata. Che sfiga. Abominio soldato cacciatore di taglie. Questi mi sa che sono. Oh, possono stare davanti questi. Ok, e tu? No, però. Mi piaci. Mi piace questo tizio. In seguito a certi traumatici eventi non prende la parte alla preghiera quando si trova nel villaggio. Più 20% stress e rovine, mazza. Più 5% critico, abilità corpo a corpo. Questo mi dice un botto, vieni qui con me. Tanto li prendo tutti, però. Avventuriero del Dedalo. Penso sia Landa. Possibilità di convertire un colpo mancato in uno riuscito. Plutomania, ossessione per denaro e ricchezze. Ok, belle cote. Letale, affidabile, zoofobia, paura contro delle bestie, immaginavo. Più 2% critico e più 5% critico, se i PF sono bassi. Abilità, riscuotere la taglia. Contro marchiato e contro umano aumenta il danno. Bello. Questo ci sta bene con Vayne. Vieni qui. E questo è l'uncino di trash. No. Precisione base 90. Modificatore danno meno 80. Tira 2. Che cacchio fa? Tira. Ah, tira. Sì. Ok. Gancio. Contrario, immagino. Sì, questo tira e questo spinge per metterli. Può essere utile per il cavaliere anche questo. Modificatore danno. Meno 67 spingi, va bene. Finiscilo. Più 25% danno contro un nemico stordito. Che contro il coso della peste ci sta anche bene. Ok. Tu che avevi? Schiacciare. Calma la roba qua. Precisione base 85, critico più 5, questa è una botta semplicemente. Bastione, avanti di 1, spingi 1, ok, questo lo metto davanti davanti così non si muove per un cazzo. Rappresaglia, precisione 85, danno meno 35, critico più 2,5, se stessi, risposta meno 40% danno. Ok, attiva risposta e marchia bersaglio. Carino. Bonus sul bersaglio. Più 5 per schivata e meno 10% stress. Questo è utilizzabilissimo in molte occasioni. Vediamo un po' il resto delle cose. Ah, ok. Questo di velocità però mi rompe il. Tu sei una cosa che cura lo prenderai così, no? Niente, niente, niente. Volevo vedere se qualcuno che si poteva mettere a curare le malattie. O qualcuno che posso togliere perché non fa nulla. Tipo tu. Dai, è poco stress, ti metto anche qua. No, non serve a nessuno. Lui non lo posso mettere lì. Potrei anche mettere lei. Dai. Non so, è poco, stai benissimo lì come stai. E qua non voglio fare nulla. Ok, proviamo di nuovo ad andare in missione senza morire, se possibile. Oh, questo è il prossimo quindi. Ah, vedi come non ci vado ora. Ok, ah, tu sei già lì. Ok, scusami, non t'avevo proprio cacato. Tu
mi vedevi da tank. E tu come puoi stare bene? Anche lì stai bene. Ti voglio provare a te. Però mi serve un curatore. Quindi devo togliere per forza la cecchina. Sì. Ok, tolgo lei e metto lei. Per quanto voglia provarlo, lui. Sì, no, preferisco in questo modo. La cecchina è buona, ma per adesso non la voglio forzare. Lui invece lo voglio forzare, invece. Torcia, profusione, proprio. Anche questi, per quanto... Però mi sono sempre bastati 4. Le porto così, ma non so se servono. Continuo con le stesse cose che ho fatto la prima volta. E bene così. Se vivi per il rischio e l'oscurità, prego, sentiti libero di portare poche torce. No! No, ci voglio vedere. Ho paura del buio. Esplorazione. Ah, bene. Vieni qui. Ah, ma stressato. Infatti non capivo questo succede. Che bestia. Allora, catene. Questo non l'ho letto, mi sono dimenticato. Catene, precisione, danno, estordimento. Precisione 95, danno poco. Infligge morbo e abbassa la resistenza al morbo. Se stessi. Ah, questo cura se stesso. Cambia modalità bestia, più una velocità, più resistenza al morbo, più danno. Ma vi vomito addosso e faccio prima. Ora te. Te proprio, questo non te la posso manco tirare. Stordisco. Chi è poco resistente allo stordimento? Tu mi stai molto antipatico. Arriva una tega! Più stress. Oh, che palle. Beccatevi delle pistolette tutti. Aia, non si colpiscono gli abomini, poverini. Ma manco lui. Ti farà molto piacere che lo colpisci. Ok. Posso riesco a uccidere lui che mi sta molto antipatico. Poi perché il morbo dovrebbe fare danno a un cadavere? Non lo so, ma fa danno anche ai non morti, quindi alla fine ci... È morto... sì. A posto, voi vi devo curare subito, voi due, tu subito di tutti. O faccio vomito bestiale di nuovo, ma non è il caso. Provo la trasformazione. Ah, la trasformazione lo cura anche, ottimo. E per questo io devo essere davanti. Che due coglioni. Cosa ho fatto tanto l'urto. Tu dopo ci puoi... Mi sa che a voi due vi sposto adesso. Faccio meglio metterli in questa posizione, probabilmente. Peccate dei colpi di pistola tutti. Tu pure, ma vabbè, non importa. Cura lui. Tega lui.
Buff, marchiato, risposta. Oh, che bello, rabbia. Allora, questo lo trasforma in umano. Corpo a corpo, 90. Meno danni. Ah, aumenta il danno di unghiata poi. Ah, questo consecutivamente è un taglio furia. Rabbia, corpo a corpo, 85 danni. Questo va in avanti. Potevo usare questo, cazzo. Piuttosto che muovermi in avanti così. Sono stupido, non l'avevo letto. Precisione base 80, danno un po'. Poco non è vero. Critico più 1%, spingo. Malus sul bersaglio. Potevo usare... Cazzo, sono stupido, non avevo letto questo. Uccidi. Ah, becca entrambi. Ottimo. Copa. E a questo punto ti do una tega a te, dovresti... No! Pensavo morisse. La schivata quadrupla han fatto. Quanto ti resta di uno di vita? Ma senti, qual è quella più precisa di queste? Questa. Tega! Colpo di scudo. E prendi tutto. Lui gli piace un botto. E anche lui non è male come tank. Serve la mappa magari. Andiamo avanti. Non avete mica da bere. Fermi. Che vuoi? I volumi sono dominati e non interessanti. Va bene. Chi disinnesca meglio? Sempre tu? Sì, sempre tu. Disinnescata! Bravo! Mangiate, mangiate. Ho fatto bene a portarmene un po' stavolta. Mi sa che non basteranno, mi sa, tra l'altro. Il contenuto del sacco è nostro. Mi sa devo portare più provviste sto giro. Ho anche più torce. Eccola l'altra trappola. Vai avanti tu, va. Adesso tu. Ok. Dunque, tu ti becchi. No, tu non ti becchi nulla. Faccio così. Con te facciamo curare lui. Te trasformerai anche. E colpisci entrambi, vai. Ah, lascia stare il caprone. Il capra mannara? Presumo si chiami capra mannara. Dai, che schifo. Sfiga, non che schifo, anzi, però. Ottimo. Bravissimo, lui lo adoro come tank. Già lo adoro. Altra tega. Rolf, bau bau. Miau miau. Quanto vita c'hai tu? 4. Muori, allora. Schiva. Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, cazzo. Tega su di lui. Sto tipo è bellissimo. Prendi tutto.
Lo zaino contiene una mappa. Di tutto? Ah no, di questi due pezzi qua, ok. Via di qua. Ok, questo non è un bene. Non ho più azioni. Sicuramente mi serviranno anche nella penultima, nelle ultime due stanze. Una vecchia pagina di diario. Giorno 8. Moira si è ammalata, probabilmente a causa dell'esalazione proveniente da una bara che ha voluto perforare con la sua vanga. Questo posto è terribile, ma non cadrò in nessuna delle sue trappole e sarò all'arca dai folli che lo infestano. Ce la faccio, scommetto la mia moneta fortunata. E il fatto che si chiamasse... Ecco, il frammento del diario di una spedizione condannata non è esattamente un bene. Oh, li ho sorpresi, il che è molto buono. Quindi, prima di tutto, non lo trasformo a sto giro, ma vomito su di loro e cerco di ammorbarli se fosse perfetto. Tu, già che c'hai, cura lui. Cura critica, ottimo. Tu tira una rappresaglia. Tu avevi un buff su qualcuno? No. Ok, tiri. No, sì, una rappresaglia su di lui che è il più debole. Anche tu tiri un colpo di taglio su di lui che muore. Benissimo. Incantesimo stressante. Più stress? No, ma ho aumentato proprio il lo stress. Brutto stronzo. Allora, adesso tu sei umano, quindi di sanguinamento te lo puoi pigliare. E quindi te lo. O esplodi! Catena! Incantesimo stressante, hai rotto i coglioni! Tieni una randellata tu, bravo! Ti chiamerò Nick Fury. Ti piace Nick Fury come nome? Secondo me ti piace un sacco. Non camminiamo inutilmente. Di qua. Non mi basteranno le azioni. Manco le torce mi basteranno, forse. Brutta. Vanga! Sono al limite, ma ancora utilizzabile. Torcia! Posto. Qualcuno si beccherà una trappola quasi sicuramente. Legge un passaggio quanto disturbante. Oh, si è preso malissimo. Ok. Che cacchio faccio? Luce accecante su. Lo stronzo, maledetto Balestred. Dovevo curare se stessa. Sì, sei stessa, se stessa dovevo curare. Neo FPS, buonasera! Ecco, si è presa male. Ma quanto si è presa male? Va bene, non possono sanguinare, il che vuol dire che. Che gioco sarebbe? Si chiama Darkest Dungeon. Praticamente è un'avventura. Tu ti costruisci in un villaggio il tuo gruppo di mercenari, più praticamente, e esplori dei dungeon che variano a seconda di ogni volta che attivi una missione diversa. Io sto facendo un'esplorazione. Sono ancora appena iniziato, quindi delle meccaniche avanzate conosco poco. È un roguelike, più o meno.
chi muore, muore. Se a me è morto un personaggio in una missione, è morto del tutto e è al cimitero adesso. Non posso. A meno che non c'è qualcosa per farlo ritornare, è morto definitivamente. E in pratica l'obiettivo sarebbe arrivare all'ultimo dungeon, che è una cripta di famiglia, mi pare di aver capito. E faccio fuori tutti. No, fuori no, però li faccio molto male. Tu, zicca trasformazione. Chi è che ha detto non so? Tu, ma stai calmo che sei un tank incredibile, tu. Roba, roba. E tu, bastione spingeva anche? No. È molto comunque, come si dice, statistico, basato sui numeri. E a me non dispiace, anzi, trovo divertente. Tu avevi l'abilità che andavi in avanti, giusto? Sì, bastione proprio. Ok, quindi io posso tirare un ariete. Porca Eva che tega! Gli sviluppatori? No, l'avevo letto ma non ho visto. Quello purtroppo l'ho saltato. Ma in realtà sta molto bene lì, lui lo dite una tega e basta. To! A posto. Ah, fatta! E allora apro giusto sto scrigno e finisco la missione. Il contenuto è nostro. Yay! Ritratto, statue, cose. E ogni volta, tra l'altro, che finisci la missione a cui stai partecipando, ti danno cose per potenziarti il villaggio, i personaggi. Queste me le hai rivendute perché è stronzo, anche se li volevo tenere. Ok, next. E se il sopravvissuto sopravvive, blocca dei bonus, diventa più forte, ovviamente. Io guadagno piedi di risolutezza in ogni missione che portano a termine con successo. L'avevo già visto. I piedi di risolutezza a loro volta ne determinano il livello di risolutezza. Il livello di risolutezza rappresenta le perizie dell'eroe e agisce direttamente come resistenza allo stress contro gli orrori incontrati nei dungeon. Per qua, come mi ha detto anche un ragazzo prima, si va tutto sullo stress, sulle fobie dei personaggi, su quello che gli succede mentalmente. E lo stress gioca su sta cosa, infatti. Un eroe di basso livello di risolutezza che tenta una missione di livello più alta corre rapidamente sotto lo stress inimmaginabile. Appunto, tra l'altro, il mio personaggio è morto non perché me l'hanno ucciso i nemici, ma perché gli è venuto un infarto dallo stress. Letteralmente gli è venuto un infarto, è morto di infarto, c'è scritto al cimitero. Sì, è molto carino. Città notturna, meno 10% danno se la torcia sotto il 26%. Non ci arriverà mai, per quanto gioco io, per come gioco io. Ablutomania, ossessione per le pulizie. Tu, tu che sei un licantropo, una capra mannare, neanche un licantropo, ossessione per le pulizie. Va bene. E che vomita acido! Questo vomita acido è... vabbè. E più 10% parata. Questo lo piazza di diritto davanti. Davanti o in seconda posizione, perché lui mi piace troppo. Ossessionato dall'acquisizione di conoscenze. Potrebbe non essere negativa. Possibilità di convertire un colpo mancato in un'uscita ottima. Questa già l'ho vista. E quella è terrorizzata, però devo mollarla nella casa di cura per farla curare adesso. Porca miseria. La gente ha saputo della nostra situazione ed ecco un gruppo di futuri cadaveri lasciare la diligenza. Si ricorda più del normale. Ok. Un sacco di gente, ma un sacco tanta. Quanta? Ah, si è sbloccato. Cosa fa lei? Ok. Tipo, se io metto lui. Ah, lei potenzia le abilità da campo che ancora non ho visto. O me le aggiunge in ogni caso. Va bene. L'ora che ho visto, non so se non deve affrontare di nuovo. Non è un mio problema, amico. Questa è sparita.
Dunque, comunque te ti ho rimosso la cosa negativa terribile. Adesso dovrei mettere lui. Perché queste due sono mortali come malattie e sono da togliere. Sono più difficili da togliere e fanno più casino. Ed è l'unico che ce l'ha, tra l'altro, mi pare, no? Beh, lei sta proprio messa una chiavica, ma per altri motivi. Quindi ci vai tu alla casa di cura a farti togliere questa. Non ho più soldi, cazzo. Adesso, per dire, io te non ti uso, quindi ti posso anche congedare. Oh, adesso ho uno spazio in più. Tu dovrei mandarti in chiesa, ma francamente, se vieni con me e muori, non mi cambia la vita. Ho altre cose da mettere al tuo posto, tipo lei. No, non è lei che ha la cura di gruppo. Chi è che ha la cura di gruppo? Ah, è quella che è sparita. Perfetto. Cazzo! Sì. Ho un lebbroso che non ho ancora preso. È una furia. Mettiamola così. Tu. No, anzi. Tu. Tenere a fanculo. Non ti devo curare almeno. Prendo lei e il lebbroso, così vedo cosa fanno. Arundel. Fotofobia. Ma dai! Oh no. Questa serie da togliere gliela tolgo, è una merda. Perlustratore della baia. 5 giusto esplori la baia. Non ho ancora visto la baia. Parata più 10%. Tu. Baro. Robusto. Perché saresti un lebbroso? Se stessi, sicura e meno stress. Spingi 3. Minchia. Gruppo nemico. Muovi tutti i cadaveri. Carino questa abilità. Mi potrebbe tornare utile. Intagliare. Danno a tutti e due davanti. Te ti posso usare davanti tantissimo. Davanti completamente. Però loro non stai bene perché mi serve lui. Lui dov'è? Ecco lui lo voglio. Lo voglio nel team per forza. Anche se poi magari ti fa stressare un pochino di meno più avanti. Ok. Io. Sì, non me ne frega niente. Se tipo volessi vendere. Perché al momento non ho soldi. Non me lo fa vendere, non, in nessun modo. Ah, ok, ma in realtà anche no, restano così, va bene. Sì, va bene così, in realtà così mi servo meglio. Qua, caro nomade, che dove posso vendere in teoria? Oppure no, sono pirla io. Ornamenti? No, sono questi gli ornamenti solo. Mi sa che non posso venderli allora. Che palle! Tu, te hai bisogno di resistenza. C'è qualcosa di buono per te? Ok, proprio il lebbroso. Quindi no. Non lo uso sul lebbroso sicuramente. Stordimento. Sì, questo te lo metto. Meno veloce. Ah no, per l'occultista. Non posso metterglielo questo. Ah, va bene. Io intanto cerco di capire gli equipaggiamenti migliori per tutti. Per te, tipo. No, per come combatti tu no. E chi metto? Allora, primo, secondo. La curatrice mi servirebbe. Però posso mettere anche lui volendo. No, in realtà no, perché. Non è un vero curatore lui. Metto lei. Lei è curatrice, quindi sono sempre le stesse cose che fanno. Posso dire lei sì, ma al 100% mi pare. S'attacca. Non mi interessa mettergli altro sto. Ma è possibilità o stordimento se stesso?
No, è possibilità di stordire lei. Non mi serve. E per ultimo un altro dietro. Che metterei lui che mi toglie i cadaveri. Lei. Beh, in realtà. Un secondo. No, lui non lo posso mettere dietro. Mi torna inutile dietro. No, allora vado con lui. Ok, probabilmente faccio anche l'ultimo. Madonna, sono le. Un po' tardi, ma posso continuare ad andare avanti comunque. Provo questo. Tu vai qua. E tu dov'è che stai meglio però che non hai anche visto? Terzo posto, a posto. Legna d'ardere e accampamento. Questa missione comprende l'accampamento e l'accampamento richiede legna d'ardere. La legna d'ardere è assegnata automaticamente a seconda della missione. L'accampamento dà agli eroi la possibilità di riprendersi mentre si trovano i dungeon. Quando sei ferito o stato vuoi camparti, fai clic destro e vai. Questa sarà molto difficile, mi sa che a un certo punto. Vabbè, adesso vediamo. Il controllo sulla vita e la morte era uno dei miei obiettivi principali. Ho comunicato umilmente, ma la mia ambizione non aveva limiti. Ho cominciato umilmente. Devo bere un po' perché mi si sta seccando la gola. Ok. Esplorando. Qua. Andiamo a combattere. Potenziati no, li ho equipaggiato uno che non mi ricordo manco più chi è, francamente. Che non ne ho equipaggiato nessuno, perfetto. No, non li ho potenziati comunque. Vado avanti così e faccio una missione che. Ho idea che sarà brutta, perché sarà complicata, ma adesso vediamo subito. Vediamo. Questa è battaglia, giusto? Sì. Parti tu. Bene. Ammorba quelli dietro. Ammorbiamo quelli dietro. Innesimo stressante. Sono quello più stressato, però, merda. Che male che si è fatto quello lì. Sì. Sputa il vino lui. Di farò io da barriera, non abbiate timore. Ah, la sua è una virtù. A volte gli eroi rispondono a un'ondata di stress diventando virtuosi. Questa condizione di potenziamento dura finché non accumuleranno grande quantità di stress o fino al ritorno al villaggio e conferisce bonus alle statistiche e altri benefici. Grandissimo! Grandi, tu trasformati. È il momento di. Beccate questo, stronzi! Tu devi morire subito, perché mi stai molto antipatico. No, mancato. E te invece tira. Stordimento su di lui che non voglio che mi stressi nessun altro. Bravissimi, tutti e due. Dei maestri della schivata. Non potevo andare a stordire lui purtroppo. Il bastione è già attivato. No, non è attivato il bastione. Allora, ho tirato una randellata. Oppure mi baffo. Tegano di risposta, bravissimo. Becca. Ok.
Ho sbagliato? Sì, ho sbagliato, volevo tirare l'esplosione disorientante. Ma forse perché l'ho mancato in realtà. Cura lui. Pochi punti vita sono la differenza comunque. Oh, stronzo! Morto di peste, ottimo. E poi se muore anche lui di... Sì, muore di quello lui. E niente. Pecca. A posto. Una torcia. Oh, anche questa è molto buona. Perché non avevo più... Non avevo più tra l'altro. Andiamo di qua. Andiamo avanti. Una vergine di ferro uccidita c'è contro il muro, chiusa a chiave. Chi di voi resiste di più alle trappole? O chi di voi me ne frega di meno? Tu. Leone ispira vapori ripugnanti. Respinto. Ah, l'ha respinto nel senso che se c'era... Era in un'altra posizione andava più indietro. No, ma va benissimo che stia lì lui. Quindi fatto benissimo. È proprio bello. Ah... Va bene, grazie di essere passato. Madonna, questo che cicatrizzato. Oh, è il mega boss lui. Bene. Tu devi morire là dietro. Te ti ammorbo perché te lo meriti. E non contento, beccati lo stordimento. Te non fai niente. Ah, è più resistente lo stordimento per un po' adesso. Ok. Non è un problema. Non è un problema. Perché adesso lui si becca il morbo. E tu ti becchi lo stordimento. Dai però. Tu devi morire perché mi stai antipatico come la morte, come la peste, per stare in tema col gioco. Che ha tanta schivata lui. Ma non importa. Curati te stessa. Catene, stordimento, morbo. No, trasformati. Ho intenzione di fare una cosa adesso. Ariete su di lui. Così ha meno colpi lui in questo caso, credo. Perché mi sa che deve essere davanti lui per colpire decentemente. Questo non doveva succedere. Ho beccato quello giusto almeno. Stai tranquillo. Morto, e te lo sei meritato. E tu, una bella unghiata, toh. Spero arrivi lui prima. Curiamolo, così lo mando in avanti. E tu, tu, quanta vita c'ha sta il cadavere? Non importa. Cura te stesso. Di male, ma non importa. Chi tocca? A lui. In realtà vorrei che andasse indietro. Ok, così sono pronto per dopo. Cura lui. Cura critica, tra l'altro, ottimo. Cura lui. E lui dovrebbe riuscire a shottarlo, lo stronzo. Una bella randellata e via. Sta a vedere che comunque l'unica volta che non ho preso chiavi.
C'è una trappola. Wow. Maledizione. Per non dire cazzo. Andiamo di qui. Appena riusciamo ti dispesto. Però adesso non posso. Non ho. Non ho torce, maledizione. Ok, cosa c'è qua? Un accidenti. Che culo. La torcia si spegnerà. La gente qua va male se la torcia si spegne. Allora, se si spegne troppo loro salgono a 3 di tensione, meglio che esca piuttosto. Cioè, se arrivano lui tipo a... Non voglio che impazziscano. Anche se devo sprecare azioni, tanto non fa nulla. Ok. Tanto qua una vale l'altra. Semplicemente se vado di qua, c'ho meno problemi. Nonostante io in realtà possa anche fare ciò. Ma e rientrate? Lo zaino contiene il bottino. Una torcia! Meglio che niente. Questa cos'è? I miei timori hanno avuto conferma. Non appena uno schizzo d'acqua ha spento la nostra torcia. Siamo stati aggrediti. Degli uomini pesce. Arlong e i suoi uomini probabilmente ci hanno attaccati nel buio. Ho riacceso subito il fuoco e il bagliore ha rivelato arti ricoperti di squame che brandivano rozze armi, lucide e affilate. Arlong con le zanne sue. Grazie alle luci non abbiamo avuto grossi problemi a sopraffarli, ma uno è riuscito a mordermi sul collo prima che potessi sventarlo. La ferita fa male e brucia in modo sinistro. Il nostro medico mi ha consigliato di tenere la coperta pulita, ma secondo me muori. Lo so che ci siamo fatti un male porco. Qua va male. Ok, mi sa che ci accampiamo qua. I benefici dell'accampamento. L'accampamento consiste di due parti: fase del pasto e fase delle abilità. Durante la fase del pasto sceglie quanti cibi consumare, cosa che determina il recupero. Si può avere abbastanza cibo. La fase delle abilità ti permette di spendere punti riposo sulle varie abilità degli eroi per il recupero. Ok. Mangiamo tutti, non importa. Tutti i compagni, più cibo danno? No. Gruppo, più schivata critico, voglio spistinare lo stress. Un compagno, no. Discorso di incoraggiamento, un compagno meno stress. Gestione della rabbia. Gestione della rabbia, se stesso più 20 stress. Tutti i compagni meno 10 stress. Che cazzo serve la gestione della rabbia? Se stesso... Ah, ho 12, ok. Se stesso più 25 per tutti i compagni. Se non... No, tu non usare niente. Ti è una preghiera. E va bene così. E l'hai già usata te, ok. Un compagno solo, no. Tu che hai? Un compagno cura. Un compagno. Facciamo se sarà di meno lui. Qualcosa che ripristini lo stress a tutti. A tu lo fai accumulare di meno. Tu che sarai davanti, quindi te lo pigli bene. C'ho spazio ancora per un po'. Per due in realtà. Tu questo. E togli lo stress ancora a lui. Ok, spero di non aver fatto stronzate con le cose. Direi che posso riposare. Andiamo. Ci sono addosso che? Oh cazzo!
Che scambio brutto che avete fatto, ragazzi. Aio! Curalo! Che male! Tego per primo te, mi stai molto antipatico. Bravo, vieni lì. Mo vediamo. Trasformazione, anche se faccio male probabilmente. E tiro un ariete, così vado dietro. Ariete su di te, stronzo. Ah, crepate! Uno di voi crepa, ma va bene anche uno solo. Va bene, almeno non è un critico. Piateli! Da, pensavo. Devo tirargli questa. È morto comunque, lui va bene. Tu cura lui. E tu rinforzati perché sei messo male, anche di stress. Dai una botta sui denti fortissima. Aia! Ah sì? Oh sì! Mozza! T'ho anche messo lì proprio per. Ah, per sbagliare in realtà. Becca. Eliminiamo anche i cadaveri. Una zannata proprio. Da, mancato, che palle. Cura un po' il chierico della peste. Tu tiri una bella. Un'altra bella. Fai schifo quando ci metti però, eh. Indietro, lui deve stare lì. E tu una bella tega così. Non pensavo di stordirlo in realtà. Volevo fare questo sbagliato, ma va bene uguale. E allora finisce che tu ti becchi questo. Un fulmine sacro. Un sacco di robetta bella. E mi ha ripristinato al massimo la torcia? Oh! Non mi lamento! Non mi lamento, perché dovrei lamentarmi? Oh, c'è subito una trappola. Chi è decente a disinnescare trappole di voi? 60, 60, 60 e 70. Non sei decente, ma ecco, appunto. Non sei decente e te la pigli in culo, dovevo dire. Via. Gold. Posto così. Che altro abbiamo qua? Una battaglia. Tu devi morire subito. Appunto, per questo. Aia, masochistico. Forse questa penso lo cambierò da mantenere assopito. Per un attimo la Yaga si è arrivata senza colpa. Per un attimo. Meno male che lui è virtuoso. Tega lui! Cura lui! Porca no, in realtà no. Devo colpire. Tanto uno solo ne colpirei. Tanto vale cercare di stordirne due. O di portare avanti lui. Osservate, mostre. Qui fa più male. Ah! Stai calmo! Calmati un po', non è necessario. Bravissimo tu. Ma lascialo stare, che è già masochista di suo.
continua a curarti, continua a fare proprio tranquillità e prosperità. E tu tega lui. Eliminiamo i cadaveri, storniamo lui se riusciamo. Dovevo ammazzare prima lui, ma è andata diversamente. Cura lui. Ok, facciamo la finita con questa marmaglia. Mo' ci pensiamo tranquillamente. La soluzione, voglio che sia full vita lui, proprio. E che si calmi soprattutto. Posso colpire solo una cosa. Ok, mo' ci pensiamo alla tua anima con i sensi di colpa, tranquillo. Del tipo. Al martello di Thor ci pensiamo in questo modo. Fulminiamo lui così lo togliamo dalle palle. Cosa rinforzi? Oh! Brutti bastardi. Ah, volete la guerra? Volete la guerra allora? Maledizione a voi. Se volete la guerra, la guerra avrete. Dovevo stordire a lui, ma non potevo perché. Anzi, potevo in realtà, sono pillà io. Non ha più la tega incredibile. Ne morirei solo uno, mi trasformo. E beccate questo. Tanto mo ci penso a te. Non serviva. Vabbè, uno muore e l'altro ci mette poco. Una cosa posso tirare. Senti, finiamolo con la tega cosmica, va. Via così, tranquillamente. A lui non è passato, però. Sì. Peccato che voi dovete spostarvi. Ok, da qui cosa abbiamo? Queste due stanze. Vado qua. Mi sono accampato un po' troppo presto. Che cazzo è sta a fare? Un'iscrizione riporta: il sacrificio del fuoco è la porta per la rovina. Te potete qui una torcia se sentite il richiamo del vuoto. Io non ce l'ho la torcia. Ok, quindi mi attacco bellamente al cazzo. Andiamo qua. È buio, sento dove metti i piedi. Oh, ho sbagliato? Sì, ho sbagliato. Porca trota. In realtà farei meglio uscire a sto punto perché non posso combattere in queste condizioni, mi sa. Dovrei allenarli un po', adesso stanno tutti messi malissimo. Voglio abbandonare. No, non mi fido ad andare avanti perché non voglio perdere né il lupo mannara, né la capra mannara, né il tank. Anzerai, spompato. Menù di stasi e PF sono del 50%. E lui, fobia del dedalo. Più 20% stress in landa. Ok. Tutte cose negative comunque, molto carino, grazie. Sì,
sì, quello che ti pare. Tu, come ti faccio calmare a te? Ok, vediamo un po' dove lo posso mettere per farlo calmare di più. No, 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 non questo. Mi servono o il bordello o... Va bene. O la sala delle penitenze. Ma in realtà preferisco non metterlo a fare queste cose, lo mando qua. Si sta meglio probabilmente. La massacrerà, probabilmente, mi sono appena reso conto. Sono tutti male. Male, tu devi calmarti un po'. Vai. Non userò lui. Cioè, ti posso anche mandare a quel paese, tanto non hai la cura di Adaria, quindi ti ho preso solo per il momento. Te dovrei mandarti proprio qua a bere, toh. Loro li ho mandati. Loro non posso perché non ho più soldi. Quindi se ne stanno calmi per il momento comunque. Vediamo se posso, tipo, te mi fai schifo. Te mi fai, sei veramente inutile per la fotofobia, che io non gioco a sto modo. Una chierica mi è rimasta. Ok, vediamo un po' cosa mi dice qua. Cercatore addestratore di cani. C'è il cane, bello. Cane da guardia, difendi alleato, bonus su se stesso più 10 schivata, bello. Stress meno 2. Cosa? Morso del mastino. Un danno di sanguamento tanto altissimo. Un dissanguatore lui praticamente, bello. Ah, e lui difende e diminuisce lo stress. Bene, ma in realtà visto che non ha, non, questo non c'ha la difesa, ti pareva che c'era tutto figo. Tu non mi piaci, quindi prendo te e te, al massimo mi libero di voi dopo. Quelli che voglio che mi restino sono loro quattro. Una chierica perché mi serve sempre una chierica. Anche te mi servi. Gli altri per il momento non neanche li sto usando. Li metto in ordine un pochino di come potrei volerli tenere. Ma non me ne. L'unica un pochino che mi potrebbe interessare da tenere è lei. Per dire. Vediamo un po'. Io. O sono stupido che non capisco come si fa a vendere le cose. Ah, vedi te. Ok. Posso sistemare le cose in questo modo. Bene, buona sapere se non l'avevo visto prima. Cosa posso potenziare qua invece? Io direi di potenziarmi un po' l'antistress che... Mannaggia. Anche qua. Mi servono più armature. Ah, mi servono 12 busti e gli altri li posso usare. Mi servono 15 di quelli. 12 e 15. Benissimo così. Ok. Lo stress me lo devo veramente togliere un sacco. E anche ridurre il costo mi servirebbe effettivamente. Abbassiamo i quadri allora. Questo e basta così. Poco alla volta mi dirò prima lo stress, probabilmente mi ci trovo meglio. Ok. Bene. Bel gioco. Bel gioco che, come ho detto, l'avevo intravisto una volta, ma non mi ci avevo mai avvicinato molto. Lo continuerò. Lo farò altre volte in live perché così gestionale ci sta tanto. Voi dovete calmarvi comunque, siete messi malissimo, mi sa che userò voi due al momento.
Va bene. Ordina per stress. Ah, posso proprio ordinarli. Bello, userò, magari vado in ordine di stress per il momento, così gli altri hanno il tempo di calmarsi, forse. Va bene, grazie di essere passati, grazie a chi c'è ancora. Noi ci vediamo domani, dove non porterò, dove non si dovevo dirlo, non porterò però questo, porterò un altro gioco che ho preso con gli staldi di Sim. Italiano, andato a farsi benedire, nonostante sia inglese. Un altro gioco che è Blood Bowl 2. Quel telefono si sta scaricando. Blood Bowl 2. Io ho giocato al Blood Bowl fisico. Non parlare, per favore. Ho giocato al Blood Bowl fisico con i personaggini perché ce l'ha un mio amico. Ci fa i tornei più o meno. L'ho solo fatto due o tre volte da lui. Con regole fatte sul momento, quindi non erano neanche tutte le regole. E c'era su Steam la versione digitale e volevo provarla. E quindi sì. Penso che domani farò quella, dopodiché poi un po' questo, un po' vedo come Blood Bowl se mi diverte da giocarlo in live e un po' ancora Dark Souls 3, qualcosa da fare ce l'ho. LoL e TFT per il momento le lascio un po' stare perché TFT non si è ancora delineato un meta e quindi ne valevo un centesimo. Stai calmo. Un meta vorrei che si delineasse prima che ci andasse a giocare. TF, LOL, le ARAM non ho voglia di portarle. Non ho voglia io di portarle perché mi stressano a me in quel caso, a parlare proprio di stress loro. Quindi, grazie per essere venuti e quindi alla prossima!